no, la nostra intenzione è quella di mettere sul piatto i principali risultati che già l'Istat ha pubblicato e presentato alcuni mesi fa, con particolare riferimento proprio ad un confronto tra questi due territori, tra queste due aree, sia appunto come confronto spaziale, ma anche come confronto temporale. Le regioni partono già da un dato molto differente, che è il dato proprio della consistenza della popolazione. Ciò non di meno, alcuni fenomeni che si sono registrati nel tempo, che preso in considerazione, ma anche con delle caratteristiche strutturali della popolazione, tendono a rendere le due regioni più simili di come magari si può pensare, prendendo in considerazione i dati di partenza, cioè 1.611.000 circa persone censite appunto in Sardegna e 4.875.000 per quanto riguarda la Sicilia. Prima di entrare nel vivo dei dati, ovviamente ho il piacere in ogni caso di ringraziare un po' tutta la macchina che ha consentito la realizzazione di quello che oggi stiamo presentando, ma non tanto come soggetti, insomma, gli interventi precedenti hanno messo in evidenza come chiaramente questo è un lavoro di squadra. Ideato e progettato dall'Istat con nuove tecniche, nuovi metodi, nuovi ragionamenti anche sullo sfruttamento delle basi di dati, soprattutto del registro base degli individui, nonché di dati amministrativi o di altre indagini, di altre fonti di cui l'Istat, dispone, ma accanto chiaramente all'Istat sono state rappresentate le associazioni dei comuni, in particolare l'ANCI e l'USCI, che ha contribuito facendo parte con dei propri rappresentanti del cosiddetto comitato consultivo del censimento a tutto l'iter progettuale e poi organizzativo operativo del censimento, guidando anche con i preziosi consigli eventuali aggiustamenti sia nella fase appunto di avvio ma anche in itinere. In fondo, se tutti ci ricordiamo che la prima edizione di questo censimento permanente, il 2018, è stata un'edizione che ha fatto un po' da apripista anche a tante novità che poi si sono chiaramente aggiustate nell'anno successivo e che adesso, diciamo, assumono anche una caratteristica di stabilità anche sia nel metodo che negli strumenti che nelle tecnologie che vengono utilizzate. Ma non è tanto poi sulle strutture che mi preme sottolineare, diciamo, il mio ringraziamento, quanto agli attori, cioè alle persone che hanno portato comunque a casa questo primo risultato che è molto importante. Mi riferisco chiaramente ai colleghi che dei servizi tematici e di raccolta dati a Roma hanno pensato e avviato questo sfidante anche percorso, ma ovviamente, essendo io un rappresentante della rete territoriale dell'Istat, non posso non ringraziare i colleghi, i cosiddetti RIT, responsabili Istat territoriali, che hanno accolto questa sfida e l'hanno saputo accompagnare, portando veramente un risultato eccellente che oggi appunto presenteremo. Accanto a loro hanno lavorato altre persone, tantissime persone, e in primis i comuni, ma ripeto, voglio parlare dei responsabili degli uffici comunali di censimento, dei loro collaboratori, tutto il personale di staff dei comuni coinvolti finora in questa operazione, e ovviamente anche i rilevatori che hanno consentito di portare a casa un risultato importante, sostituendosi all'utilizzo delle tecnologie che ancora non sono così familiari all'unità su cui dovevamo raccogliere le informazioni, e quindi anche un ringraziamento a tutte le famiglie la cui disponibilità alla risposta ha consentito anche di raccogliere un patrimonio informativo che, come sapete, è sempre importante per il Paese e per tutti, diciamo, i soggetti che sono interessati a analizzare e a utilizzare questi dati per decidere, per assumere decisioni a tutti i livelli e in particolare ovviamente a livello territoriale. Oggi, poi, più di prima, i dati censuari rappresentano un enorme patrimonio per le nuove dimensioni anche di politiche territoriali riferite proprio ai singoli territori, cioè non più la dimensione comunale soltanto o subcomunale,
ma anche le aree vaste, le città metropolitane, le aree funzionali, quindi la disponibilità dei dati censuali potrà a regime garantire anche un uso continuo di un patrimonio informativo che potrà consentire agli stakeholders, ai decisori pubblici di operare scelte e di monitorare le scelte fatte. Mentre prima la cadenza decennale del censimento dell'offerta dei dati censuali avveniva appunto a cadenza decennale e non consentiva poi in molti casi anche di monitorare alcune scelte adottate, una volta che il censimento entrerà a regime nell'offerta di questo patrimonio informativo, certamente potrà essere uno strumento di grande ausilio per le politiche per il territorio. Chiudo riprendendo anche il tema delle zone, delle aree. Certamente, come diceva la dottoressa Buratta, l'Istituto si è impegnato in questi anni a ridisegnare il territorio proprio in funzione anche di esigenze nuove di programmazione e a breve i comuni saranno anche chiamati a un processo importante che è quello della validazione delle cosiddette microzone, quelle che noi tradizionalmente chiamiamo sezioni di censimento, che saranno poi le unità geografiche, gli output a cui saranno poi riferiti tutti i dati, i microdati del censimento della popolazione una volta che si concluderà l'annualità che è questa appunto di quest'anno, il 2021, e quindi si concludono sostanzialmente i 4 anni di rilevazione censuaria. Io chiudo qui questo mio primo intervento di apertura, dovrò un po' fare da regia, quindi proverò a collegare i vari interventi che seguiranno. E i primi tre sono proprio incentrati alla valorizzazione del patrimonio dell'offerta dei dati che già l'Istat ha messo a disposizione, ma che abbiamo già sentito, non finisce qui. Ci sarà un'uscita graduale di altre variabili che arricchiranno ovviamente l'offerta di informazione. Passo quindi la parola a Donatella Cangialosi, che presenterà sempre una comparazione tra Sicilia e Sardegna, quelle che sono i principali risultati del censimento della popolazione, riferita soprattutto alle variabili chiave, cioè quelle che noi consideriamo da una parte strutturali della popolazione, ma anche le caratteristiche del vissuto di ogni territorio, quindi della cittadinanza, nonché come è cambiato e come sta cambiando anche la popolazione in termini di invecchiamento. Già sono stati presentati un po' una carrellata di dati dei nostri direttori che ci hanno preceduto e in effetti già alcune evidenze sono chiare, c'è cioè un processo di invecchiamento della popolazione che sta colpendo territori come la Sicilia e la Sardegna. Più la Sicilia che la Sardegna, perché la Sardegna già aveva una caratteristica abbastanza simile anche ad altre regioni dove l'invecchiamento era abbastanza consistente, però si sta vedendo come un po' il processo di invecchiamento della popolazione sta interessando tutto il territorio italiano, d'altra parte l'Italia, dopo il Giappone, è la nazione con il più alto tasso di invecchiamento della popolazione. Quindi questo deve comunque far riflettere a livello di politiche globali, ovviamente, non soltanto territoriali, della tenuta proprio del sistema del welfare della popolazione. Passo a te la parola, Donatella Cangelosi, e ovviamente ringrazio chi sta partecipando e anche, come ha detto già la dottoressa Ravioli, noi monitoreremo anche le domande che perverranno in questa sessione tematica e sarò poi io, casomai, a passare la parola ai colleghi che potranno dare risposta o a rispondere direttamente. Grazie ancora per aver partecipato così numerosi e a te la parola, Donatella. Grazie. Buongiorno a tutti. La mia relazione riguarderà la presentazione delle caratteristiche strutturali della popolazione residente per sesso, età e cittadinanza in Sicilia e in Sardegna, sulla base dei primi dati dell'edizione censuaria del 2019 del censimento permanente della popolazione che sono stati diffusi dall'Istat lo scorso 15 dicembre. Cominciamo facendo una fotografia alle due grandi isole del nostro paese.
Vediamo così che in Sicilia nel 2019 la popolazione residente è pari a 4.875.290 abitanti. La Sicilia è una tra le regioni più popolose in Italia, infatti la quinta regione per popolazione residente. E infatti in termini di popolazione residente incide per l'8,2% sulla popolazione a livello nazionale, ma è anche la regione in termini di estensione territoriale, è la regione più estesa dal punto di vista della superficie che incide a livello nazionale sull'intero territorio per l'8,6%. In Sardegna 2019 gli abitanti erano, la popolazione residente era 1.600.000 11.621, in termini di popolazione occupa l'undicesimo posto nella graduatoria tra le regioni italiane e incide per il 2,7% sulla popolazione totale, ma è anche controbilanciata da una superficie territoriale abbastanza estesa, perché dopo la Sicilia e Piemonte, la Sardegna è tra le regioni maggiormente estese rispetto al resto d'Italia. Quindi, facendo un confronto tra le due regioni, possiamo vedere che, pur avendo le due regioni, le due grandi isole, una superficie territoriale molto, molto vicina, la Sardegna è meno abitata rispetto alla Sicilia. Infatti, incide, come abbiamo detto, per il 2,7%. In termini di composizione, per genere, vediamo che la componente femminile, c'è una prevalenza della componente femminile su quella maschile, sia in Sicilia che in Sardegna, ma anche nel resto d'Italia. In Sicilia è pari a 50, le femmine presenti sono il 51,4% rispetto alla popolazione totale ed è in linea con il dato nazionale. Invece in Sardegna c'è un maggiore bilanciamento tra la componente maschile e quella femminile. Vediamo come è variata la popolazione rispetto alla precedente edizione censuaria, quella del 2011, ultimo anno in cui il censimento è stato effettuato in maniera tradizionale, pur con notevoli già innovazioni tecnologiche che erano state apportate già nell'ultima edizione del 2011. La popolazione residente in Sicilia diminuisce rispetto al 2011, benché in Italia invece rimanga pressoché stabile perché la variazione era pari allo 0,3%. Diminuisce di 128.000 abitanti, pari al meno 2,6%. Se andiamo a scorporare la componente autoctona da quella straniera, vediamo che gli italiani sono diminuiti complessivamente del 4%, ma questa diminuzione della componente autoctona è stata in parte bilanciata dalla maggiore presenza degli stranieri nella nostra isola, che sono aumentati nell'arco di 9 anni più del 50%. Queste variazioni si registrano in Sicilia analogamente un po' in tutte le province, quindi in tutte le province si registra una diminuzione della popolazione residente molto più marcata in provincia di Messina, che nell'arco di 9 anni perde quasi 40.000 abitanti, seguita dalla provincia di Agrigento. Invece il maggior incremento degli stranieri si registra nella provincia di Ragusa. Anche in Sardegna la popolazione risulta diminuita rispetto al 2011 di 28.000 abitanti, ma la diminuzione della popolazione in Sardegna è minore rispetto a quella della Sicilia, è pari all'1,8%. Anche qui la distinzione tra componente autoctona e la componente straniera evidenzia che gli italiani sono diminuiti in Sardegna del 3,1%, anche qui la diminuzione della componente italiana in parte viene bilanciata dall'aumento degli stranieri, che sono aumentati in Sardegna molto di più, il 70%. Tra le province vediamo che questa diminuzione si riflette un po' in quasi tutte le province, tranne nella provincia di Oristano, dove la componente degli italiani si registra un leggero incremento, invece la maggiore diminuzione della popolazione della componente italiana si registra nel sud Sardegna. Invece tra gli stranieri vediamo una presenza maggiore degli stranieri nelle province di
un incremento alle province di Sassari e Cagliari in misura maggiore rispetto alle altre province. Guardando la popolazione, questa variazione della popolazione nell'arco di questi 9 anni, vediamo che la popolazione residente diminuisce soprattutto nei piccoli e piccolissimi comuni, in particolare comuni appunto fino la maggiore diminuzione si registra nei piccolissimi comuni fino a 1.000 abitanti, ma ancora con quelli con i comuni tra i 1.000 e 5.000 abitanti, ma questa diminuzione della popolazione diminuisce in tutte le classi, ma questa variazione diminuisce man mano che ci si sposta verso i comuni di maggiori dimensioni. Anche se in Sicilia questa diminuzione della popolazione avviene in tutte le classi di ampiezza demografica, in Sardegna invece nei comuni più grandi con oltre 50.000 abitanti, quindi Olbia, Sassari e Cagliari, invece si registra un incremento della popolazione, un po' in linea con il dato nazionale. Infatti in Italia anche la popolazione diminuisce nei comuni con meno di 5.000 abitanti per poi crescere nei comuni più grandi, ma questo avviene a livello nazionale perché la diminuzione della componente della popolazione residente è bilanciata da un maggiore incremento della presenza straniera nel nostro paese, che diciamo complessivamente attutisce la diminuzione della componente della popolazione appunto residente. Un confronto con i censimenti passati a partire dal 1951, anno il primo censimento della Repubblica, vediamo come si è evoluta la popolazione residente a tutti i censimenti dal 1951 fino al 2011 e con l'aggiunta di queste due edizioni del censimento permanente 2018 e 2019. Vediamo come le curve in Sicilia e in Sardegna sono due curve diverse, perché pur registrando entrambe le isole un incremento della variazione, un incremento della popolazione residente, questa variazione è diversa nelle due regioni. La Sicilia mostra un ritmo più veloce nella crescita della popolazione, con una piccola variazione avvenuta nel censimento del 1971, imputabile anche al movimento migratorio, all'emigrazione della popolazione che si è verificato in quegli anni, per poi subire una crescita più continua e costante nel tempo, e poi dal 2011 comincia ad evidenziarsi questo processo di diminuzione della popolazione. In Sardegna invece vediamo una tendenza alla crescita della popolazione con una variazione più lenta ma costante nei vari decenni. In questo periodo, in questo settantennio dal primo censimento della Repubblica al 2019, entriamo un po' con una lente di ingrandimento all'interno di queste nostre due isole per identificare quali sono i comuni che hanno subito una crescita sistematica della popolazione residente nell'ambito di 70 anni. In Sicilia questa crescita sistematica, quindi una crescita continua ad ogni decennio censuario, ha interessato 28 comuni. Questi 28 comuni sono comuni con una popolazione da 5.000 a 20.000 abitanti, in cui nell'arco di 70 anni la popolazione è più che raddoppiata e anche quindi la densità demografica, che è passata da 170 abitanti a 356 abitanti per chilometro quadrato, e ha interessato comuni della zona della Sicilia orientale, vicino al Catanese, ma anche nella zona del Ragusano. I comuni che invece nell'arco di questi 70 anni, quasi 70 anni, hanno subito una decrescita sistematica, quindi un processo di spopolamento continuo dal 51 al 2019, sono stati in totale 115 comuni, comuni di piccola dimensione, molto piccola, da 1.000 a 5.000 abitanti, in cui la popolazione si è dimezzata e di conseguenza anche la densità demografica, che è passata da 92 abitanti a 45. Come vediamo, sono dalla cartina, sono comuni che si trovano nelle aree più interne della Sicilia, ma anche molti comuni della zona del Messinese, dove sono comuni di piccolissima dimensione.
dimensione. La parte bianca della cartina, come si può vedere, sono comuni che invece non hanno mostrato nessuna tendenza demografica chiara nell'arco di questi 70 anni. In Sardegna, cosa è successo dal 51 al 2019? Il processo di crescita sistematica ha riguardato 29 comuni dell'isola, di dimensione, metà di questi 29 comuni sono nella classe di ampiezza demografica da 5.000 a 20.000 abitanti. In questi comuni nell'arco di 70 anni la popolazione si è quasi triplicata e quindi la densità anche è passata da 43 a quasi 125 abitanti per chilometro quadrato. Sono comuni che, come si vede alla cartina, sono situati nella cintura del comune capoluogo di regione, quindi di Cagliari, e comuni nella zona della Gallura principalmente. I comuni che invece hanno subito uno spopolamento, quindi una decrescita sistematica in tutti questi decenni censuari, sono stati in Sardegna, sono stati 60 comuni. Comuni di piccolissima dimensione, quindi con meno di 20.000 abitanti, in cui la popolazione si è dimezzata in questi 70 anni e quindi anche la densità che è passata da 40 a 20 abitanti. Questi sono comuni sono situati nella zona della provincia di Oristano, comunque nell'area diciamo occidentale. La diversa struttura per età e per genere della popolazione nel 1951 e nel 2019 emerge sovrapponendo ed evidenziando le due piramidi di età. Qui ci è sembrato opportuno far vedere le due piramidi di età in Sicilia, la vedremo anche in Sardegna, come è cambiata questa piramide di età nell'arco di 70 anni. Ha una forma che è completamente cambiata, quindi una piramide nel 51 avevamo una piramide dell'età e quindi con una popolazione molto giovane, quasi la metà degli abitanti in Sicilia aveva meno di 25 anni e quindi abbiamo una base molto larga. Dopo 69 anni questa piramide si è quasi rovesciata, quindi si è dimezzata la quota di giovani con meno di 25 anni e sono cresciuti molto le classi di età di adulti, soprattutto la classe di età da 40 a 65 anni, ma anche via via sono andate crescendo le classi più anziane. Anche in Sardegna, come possiamo vedere, nel 1951 avevamo appunto anche qui una piramide di età con una base molto larga, quindi con le classi dei giovani molto più ampie. Nel 2019 anche qui la piramide si è rovesciata, però con una differenza rispetto alla Sicilia, perché in Sardegna sono molto più ampie le classi di età adulte, anche quelle degli anziani, e un po' più ridotte quelle dei giovani, perché qui in Sardegna da diversi anni il tasso di natalità è in decrescita. Questo grafico ci evidenzia ancora nella popolazione per età come si riduca molto il peso di tutte le classi di età sotto i 39 anni, mentre va aumentando quello oltre i 40 anni. Soprattutto in Sardegna è maggiore la diminuzione del peso dell'incidenza dei 15-39 anni e l'incremento invece nelle classi adulte e di anziani rispetto alla Sicilia, ma anche rispetto al dato nazionale. Questa struttura per età della popolazione chiaramente si riflette su molti indicatori di struttura della popolazione, che andremo adesso, ne vedremo alcuni tre principali, cominciando proprio dall'invecchiamento della popolazione residente, che già abbiamo visto nella piramide di età. L'indice di vecchiaia, il dato nazionale è pari a 179 anziani. L'indice di vecchiaia, come sappiamo, è il rapporto tra la popolazione degli ultra 65 anni rispetto ai giovani con meno di 14 anni. In Sicilia, la Sicilia rispetto al resto d'Italia è una regione un po' più giovane, e infatti in termini di indice di vecchiaia al 2019, come vediamo, è pari a 159 anziani per ogni 100 bambini, e risulta in particolare la Sicilia la terza regione più giovane dal punto di vista appunto dell'indice di vecchiaia, dopo la Campania e il Trentino Alto Adige.
è comunque aumentato rispetto al 2011. Se guardiamo il dato dell'indice di vecchiaia in serie storica, vediamo come dal 51 alla fine al 2019 l'indice di vecchiaia aumenta, quindi una popolazione che tende a invecchiare molto, ma comunque in Sicilia questo dato risulta sempre inferiore al dato nazionale. Interessa un po' tutte le province, vediamo che l'invecchiamento maggiore si riscontra nella provincia di Messina, immediatamente seguita dalla provincia di Enna, e questo valore si vede anche a livello comunale, dove i comuni con maggiore indice di vecchiaia sono appunto quelli intorno alla provincia proprio appunto di Messina e di Enna, mentre le province un po' più giovani, quindi dove l'indice di vecchiaia è più basso, sono nella zona della provincia di Palermo, ma anche di Catania. Anche in Sardegna invece la situazione è un po' diversa rispetto alla Sicilia, perché l'invecchiamento in Sardegna è maggiore rispetto alla Sicilia. L'indice di vecchiaia nel 2019 infatti è pari a 222 anziani per ogni 100 persone di sotto di 14 anni, e se guardiamo questo dato in serie storica vediamo che anche la Sardegna fino al 2001 ha un tasso di invecchiamento inferiore al dato nazionale, ma poi dopo dal 2001, quindi negli ultimi 20 anni, in Sardegna il processo di invecchiamento della popolazione si è sviluppato in maniera molto più rapida, tant'è che dal 2011 il valore dell'indice di vecchiaia è al di sopra della media nazionale. Questo, come dicevamo appunto prima, anche legato a un tasso di natalità più basso. La provincia con il maggiore grado di invecchiamento è la provincia di Oristano, e il tasso di invecchiamento più basso invece è a Sassari. L'età media, infatti, questa struttura per età la vediamo anche nell'età media. Infatti, la Sicilia ha un'età media di 44 anni al 2019, quindi inferiore all'età media in Italia, che è pari a 45 anni. Il comune più giovane, in particolare in Sicilia, è Camporotondo Etneo, con 37 anni, dove si registra un'età media di 37 anni, mentre in Sardegna l'età media è più elevata del dato nazionale, perché è 47 anni, e il comune più giovane risulta il comune di Girasole, in provincia di Nuoro. Comunque, sia nelle due regioni sia rispetto al dato nazionale, l'età media è comunque aumentata rispetto al 2011, sempre conseguenza dell'invecchiamento della popolazione, e questo si riflette anche a livello comunale, come possiamo vedere nei cartogrammi. Adesso andiamo a vedere cosa succede invece alla popolazione straniera in Sicilia. In Sicilia abbiamo 189.713 stranieri al 2019, di cui il 52,4% sono uomini e il 47,6% sono donne. Gli stranieri, sia in Sicilia che in Sardegna, incidono molto meno rispetto al dato nazionale. In Sicilia rappresentano il 3,9% del totale della popolazione, invece nel resto d'Italia l'incidenza degli stranieri è molto più elevata, è pari all'8,4%. Comunque, nella nostra regione sono aumentati gli stranieri rispetto al 2011 del 5,4%, e sono presenti soprattutto nei comuni con oltre 50.000 abitanti. Infatti, in questi si registra una presenza di 69.000 stranieri. La quota di stranieri maschi residenti, come vediamo nel grafico, è aumentata di più rispetto a quella delle donne, in cui appunto c'è stato un incremento rispetto al 2011. In Sardegna gli stranieri invece sono 52.329, di cui il 48% uomini e 52% donne.
Quindi vediamo qui una composizione diversa degli uomini rispetto alle donne sia in Sicilia che in Sardegna, perché mentre in Sicilia prevale la componente maschile, e questo è chiaramente anche legato al fatto che la Sicilia è il posto geograficamente anche di primo approdo, come vedremo, per le popolazioni soprattutto che provengono dal Nord Africa. Invece in Sardegna prevale la componente femminile, anche qui per la tipologia di lavoro che probabilmente gli stranieri svolgono nella regione, che più sono persone, quindi le donne, per l'attività lavorativa che svolgono legata all'assistenza, all'attività di cura delle persone. In Sardegna gli stranieri rappresentano il 3,2% della popolazione degli stranieri presenti in Italia, e anche qui sono aumentati in Sardegna più che in Sicilia, l'incremento è stato del 6,9%. Anche in Sardegna risiedono soprattutto nei comuni con oltre 50.000 abitanti, e come vediamo dal grafico la quota di stranieri maschi sono aumentati, sia i maschi, l'incidenza sia dei maschi che delle femmine rispetto al 2011, ma la quota di stranieri residenti maschi è raddoppiata rispetto al censimento del 2011. Anche la serie storica mostra che fino al 2001, partendo dall'81 fino al 2019, fino al 2001 la crescita e l'incidenza degli stranieri era più modesta, invece dopo il 2001, ma soprattutto a partire dal 2011, questa incidenza è aumentata in maniera più consistente sia in Sicilia sia in Sardegna, ma ancora di più a livello nazionale. Dove si trovano in Sicilia gli stranieri? La metà degli stranieri in Sicilia risiede nelle province di Palermo e di Ragusa. L'incidenza maggiore la riscontriamo nella provincia di Ragusa, dove è pari al 9,3%, e a seguire nella provincia di Trapani con il 4,9%. L'incidenza della componente maschile pesa di più rispetto a quella femminile in quasi tutte le province, ad eccezione di quella di Palermo e Messina, dove sono appunto abbastanza simili. E vediamo anche dal cartogramma comunale la maggiore incidenza proprio in queste province che abbiamo detto. Ragusa incidono gli stranieri maggiormente rispetto chiaramente alla popolazione in ambito provinciale, anche perché lo vedremo anche dalla presenza degli stranieri in base alla loro cittadinanza. In Sardegna oltre i due terzi degli stranieri risiedono nella provincia di Sassari e di Cagliari. L'incidenza maggiore degli stranieri è nella provincia di Sassari con il 4,6%, e l'incidenza invece della componente femminile, diversamente rispetto appunto alla Sicilia, pesa di più rispetto a quella maschile in quasi tutte le province, a differenza della provincia di Cagliari, in cui invece questo rapporto invece è esattamente invertito. La variazione degli stranieri rispetto al 2011 qual è stata? Appunto, è aumentata a livello nazionale, abbiamo detto che gli stranieri è aumentata sia l'incidenza, perché è passata dal 6,8% all'8,4%, ma complessivamente in Italia sono aumentati del 25% gli stranieri, e soprattutto nei comuni, risiedono soprattutto nei comuni con oltre 50.000 abitanti, ma anche in quelli poi da 20 a 50.000. Anche parimenti nelle due nostre isole, Sicilia e Sardegna, l'incidenza degli stranieri è aumentata nell'arco di questo periodo, e soprattutto nei comuni di dimensione più grande, che sono comuni che comunque anche dal punto di vista delle opportunità lavorative, chiaramente del lavoro, offrono più opportunità sia in Sicilia che in Sardegna. In Sardegna in particolare l'incidenza è aumentata da 1,9 a 3,2, come abbiamo detto, che è raddoppiata, soprattutto nei comuni di maggiore dimensione. La distribuzione per sesso ed età degli stranieri in Sicilia, vediamo qual è. Anche qui è significativo vedere
la piramide dell'età degli stranieri, perché se ricordiamo quella della popolazione nel suo complesso, ha una composizione completamente differente. Innanzitutto la struttura per genere vede una prevalenza in Sicilia della componente maschile, come abbiamo visto nelle prime slide, diversamente dal resto del paese, che complessivamente invece è più equilibrata. La struttura per età, come possiamo vedere dalla piramide, la distribuzione per età evidenzia una composizione, una struttura per età giovane degli stranieri, quindi è significativa la presenza dei giovani. In Sicilia, infatti, un quinto sono minorenni, e poi la quota più elevata di cittadini stranieri la troviamo nella classe 30-39 anni. Quindi, se vediamo anche l'età media, quella degli stranieri, gli stranieri sono 10 anni, un'età media più giovane di 10 anni. Gli stranieri hanno un'età media di 34 anni, gli italiani invece di ben 44 anni, quindi molto più giovani. In Sardegna, anche qui invece vediamo che la struttura di genere vede, al contrario rispetto alla Sicilia, una lieve prevalenza femminile, per i motivi che probabilmente sono legati, come dicevamo all'inizio, alla tipologia di lavoro che spinge cittadini stranieri poi a stanziarsi, a risiedere anche in questa regione. E questo dato della composizione per genere in Sardegna è simile a quello al resto del paese. Anche qui la distribuzione per età degli stranieri è una distribuzione per età che evidenzia una significativa presenza dei giovani. La quota più elevata si trova nella classe di 30-39 anni, e comunque un terzo degli stranieri in Sardegna ha meno di 30 anni. Anche qui è notevole la differenza tra l'età media degli stranieri, che in Sardegna è pari a 37 anni, quella degli italiani è 10 anni più grande, 47 anni, benché sia sempre superiore a quella della Sicilia. Gli indicatori demografici anche qui rispecchiano chiaramente per gli stranieri la struttura per età più giovane. È significativo l'indice di vecchiaia, dove vediamo rapidamente che l'indice di vecchiaia per gli stranieri in Sicilia è quello del 23,6%, quello degli italiani è pari a 166%, e analogamente anche in Sardegna, come possiamo vedere, c'è una netta differenza, ma questo chiaramente riflette la struttura per età più giovane. Anche il rapporto di mascolinità è differente, perché mentre per gli italiani c'è uno sbilanciamento in Sicilia verso la componente femminile, sebbene sia migliorato rispetto al 2011, invece quello degli stranieri è esattamente il contrario, sia in Sicilia che in Sardegna. Anche se in Sardegna il rapporto ma di mascolinità, come vediamo, evidenzia un maggiore bilanciamento, un bilanciamento appunto nella composizione per genere. Le ultime due slide, che sono relative alla cittadinanza degli stranieri, vediamo che in Italia complessivamente la metà degli stranieri residenti provengono dall'Europa, in particolare Unione Europea e Europa dell'Est, e poco più di un quinto proviene dall'Africa. In Sicilia e in Sardegna invece ci sono delle differenze, perché in Sicilia oltre i 2/3 degli stranieri residenti sono europei e anche africani, naturalmente africani perché, come dicevamo prima, la Sicilia è il posto, per posizione geografica, è il posto di primo approdo soprattutto per le persone che provengono da questo continente. E in Sicilia, dove si trovano di più questi cittadini stranieri? Gli più europei e americani li troviamo in provincia di Catania, più africani nella provincia di Ragusa, e più asiatici a Palermo. In Sardegna invece quasi la metà degli stranieri sono europei e un terzo proviene dall'Africa. Dove si trovano di più gli europei e gli africani, gli americani li troviamo in provincia di Sassari, se non ricordo male, perché adesso non vedo la slide, degli asiatici a Cagliari.
Infine, le 10 collettività più diffuse degli stranieri. In Italia anche qui vediamo delle differenze sia a livello nazionale ma anche nelle due isole, perché in Italia le 10 collettività più diffuse, quindi mettendo in graduatoria la presenza degli stranieri per appunto nazionalità, vediamo che nelle prime tre posizioni vediamo cittadini che provengono da Romania, Albania e Marocco, e altre 5 posizioni in questa prima graduatoria sono occupate dalle comunità asiatiche. In Sicilia invece vediamo che il 75% degli stranieri proviene dall'Europa orientale, in particolare dalla Romania, dall'Albania e dalla Polonia, e il resto dal Nord Africa. Invece in Sardegna, anche qui la nazionalità, degli stranieri presenti nell'isola è leggermente diversa, tranne la prima posizione che accomuna sia le isole ma anche il dato nazionale, cioè le persone che provengono dalla Romania, ma complessivamente il 30% degli stranieri in Sardegna proviene dall'Europa orientale, quindi oltre che dalla Romania, dall'Ucraina, e il 21% dall'Africa e il 14% restante da alcuni paesi asiatici. Per ultimo, in questa slide, vi proponiamo le banche dati che sono state realizzate dal nostro istituto sul censimento permanente della popolazione, in cui è possibile consultare i dati sia del 2018 che del 2019. Sono tre diverse piattaforme per la consultazione dei dati. Uno riguarda un data warehouse tematico dei censimenti permanenti, un'altra piattaforma relativa a un data browser che propone la consultazione dei dati, ma anche i dati in serie storica dal 51 al 2019, consente di costruire tavole grafici per i dati disponibili. Infine, è un'altra piattaforma che consente di visualizzare le mappe interattive. Inoltre, i dati che vi stiamo presentando in questa mattinata sono anche disponibili come report regionali, sia per la Sicilia che per la Sardegna, sempre nel sito del nostro istituto. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie Donatella, bell'excursus sui dati di popolazione, sempre con l'attenzione al confronto tra le due aree di riferimento, ma anche ovviamente al contesto dell'Italia. E tu hai chiuso il tuo intervento proprio facendo vedere i link a cui è possibile accedere per consultare i dati del censimento, sia per quello che riguarda i dati proprio del 2018 e del 2019, che sono appunto i rilasci di questi due primi anni di censimento permanente, ma anche i dati in serie storica, sia su Esploradati, censimentipopolazioni.istat.it, dove possono essere scaricati i dati anche le serie storiche 51 dal 51 al 2011, ma anche le mappe GIS, dove sono disponibili alcune elaborazioni in termini appunto di visualizzazione di mappe interattive. Il riferimento ai sistemi di diffusione ovviamente non può, visto che devo introdurre una collega dell'ufficio di Cagliari, non può non riportare il riferimento anche ad un sistema di diffusione molto importante che ha diciamo fatto un po' da apripista anche a questi che adesso sono più in uso in tempi in cui magari le tecnologie non erano così avanzate, ma siccome questo figlio è nato proprio in Sardegna e so che anche Daniela nella sua presentazione citerà anche questa fonte che è 8000 Census. Ho comunque anche in questo caso il piacere di ringraziare perché, ripeto, è stato un tassello molto importante nel sistema di diffusione dei dati, anche perché ha visto la partecipazione della rete degli uffici territoriali guidati dall'intelligenza di Marianna Tosi, che anche se in pensione ha lasciato una bellissima traccia di sé nel nostro istituto, oltre che in noi come persone. E quindi questo è stato un tassello anche molto importante. Si dicevano prima i direttori dell'utilità della presenza dell'istituto sul territorio, fondante sia per l'accompagnamento agli attori che devono contribuire alla raccolta di questo patrimonio informativo, e sicuramente in primis il rapporto con i comuni per noi è un rapporto anche storico. Esiste nei nostri uffici il cosiddetto capitale
capitale sociale, cioè fatto dalla costruzione di tutti questi rapporti di conoscenza non solo delle persone, ma anche delle realtà di riferimento. Ogni comunità comunale ha le sue caratteristiche, quindi conoscerle sicuramente aiuta l'Istat a intervenire, ad aiutare, a sostenere meglio gli operatori che comunque devono contribuire alla raccolta di questi dati così importanti. L'altro tassello dell'istituto nelle sedi territoriali è proprio quello invece di aiutare poi questi stessi soggetti che sono i comuni all'utilizzo poi dei dati che loro stessi contribuiscono a comporre nei sistemi di diffusione. Proprio 8000 Census ebbe e ha quella caratteristica di essere un sistema di diffusione a portata di mano dei comuni, perché è nato con l'idea di dare un sistema di indicatori chiave a cruscotto di facile consultazione, perché quello che è importante, e in questo poi chiederò anche un aiuto specifico al dottore Danneo, che interverrà poi nella sessione dedicata proprio alla rappresentanza di tutti i comuni, ma anche ai rappresentanti che sono presenti, di aiutarci anche eventualmente a rigenerare, a costruire dei sistemi di diffusione che aiutino realmente l'utilizzo dei dati, perché come sempre diciamo in queste occasioni, ma anche nelle occasioni in cui promuoviamo la cultura statistica verso i giovani, i dati ci sono, oggi forse ce ne sono troppi, tanti di fonte Istat, ma anche di nuove fonti che sono altrettanto valide e che l'Istat sta cominciando ad esplorare proprio per migliorare anche le performance delle proprie rilevazioni, abbassando, riducendo al minimo il disturbo statistico verso i rispondenti. Dicevo, proprio i comuni, gli interlocutori che sono i fornitori, ma nello stesso tempo gli stakeholders, gli utilizzatori primari di queste informazioni e proprio i responsabili degli uffici di statistica, potranno sicuramente darci gli input giusti per poter anche adattare i sistemi di diffusione alle esigenze di consultazione. Talvolta, non sempre i sistemi dei data warehouse dell'Istat sono di facile accesso. Quello lavoro a cui l'Istituto è impegnato da anni è proprio quello di creare delle piattaforme che siano più agevolmente consultabili, e qui perché soltanto dall'uso dei dati riusciamo anche a dare il perché alla nostra esistenza. Quindi adesso passo la parola a Daniela, che proseguirà questo cammino verso i dati del censimento, entrando più nel vivo delle caratteristiche della popolazione in termini di grado di istruzione, e darà anche uno spaccato molto interessante sul mercato del lavoro, tenendo conto della grande potenzialità che avranno i dati continui, se pensiamo che in maniera continuativa si potranno disporre, ad esempio, di dati sul mercato del lavoro a livello comunale, cosa che non è possibile garantire dalle rilevazioni correnti. A te la parola, Daniela, e grazie intanto per il tuo contributo, che è fatto anche con il contributo di Andrea Arru, che ringrazio. Esatto, grazie, grazie a te Francesca, grazie anche per aver citato 8000 Census, per cui mi fregio di essere un po' madrina oggi a questo punto, visto ciò che hai detto, ma sicuramente i ringraziamenti sono per tutti i colleghi che hanno partecipato attivamente e per Marianna Tosi evidentemente. Allora, come anticipavi, la presentazione mia e di Andrea, che appunto rappresento, riguarderà fondamentalmente, scusatemi, ma non riesco a scorrere le slide, quindi vado avanti, aspettate un attimo, perché ha funzionato chiaramente tutto. Sì. Ok, a questo punto la regia sta controllando da remoto le mie slide, giusto? Io vedo comunque la prima slide, la vedo, Ok, Daniela. va bene. Sì. Allora continuiamo, poi adesso poi vediamo se sto controllando io oppure no. E come anticipavi tu, Francesca, la presentazione si snoderà attraverso due blocchi tematici, quello che riguarda il primo blocco riguarda l'istruzione, il secondo blocco riguarda invece più specificamente il mercato del lavoro. Faremo insieme, diciamo così, un'analisi, rifletteremo sulla fotografia dell'istruzione del mercato del lavoro attraverso un'analisi descrittiva al 2019,
cercheremo insieme di fare, di verificare, di capire cosa è successo dal 2011 al 2019, un affondo anche storico dal 1951 fino ai giorni nostri, tutto questo attraverso una declinazione che passa per l'analisi di genere, i confronti regionali, provinciali e comunali. Per cui ecco che la prima fotografia è proprio quella che rappresenta la composizione, ecco, della popolazione di 9 anni e più per titolo di studio, quindi per grado di istruzione, attraverso però l'analisi di 3 sole modalità. Che cosa ci racconta? Ci racconta un profilo simile delle 2 isole, simile perché per incidenza della popolazione che raggiunge al massimo appunto la secondaria di primo grado, quindi vedete questo non è un dato molto positivo perché la media italiana si attesta al 50,1% delle persone che hanno fino alla secondaria di primo grado, detto insomma in altre parole fino alla licenza media, mentre sia la Sicilia che la Sardegna hanno un divario più elevato di più o meno di 7 punti. Tutto ciò si traduce in uno svantaggio rispetto ai titoli più elevati, rispetto al dato Italia, e cioè il fatto che nella secondaria di secondo grado la Sardegna raggiunge un'incidenza del 30,3%, la Sicilia 31,5%. In Italia invece sono quasi 36 le persone che hanno almeno un titolo di studio secondario e ciò è vero anche per la terziaria, quindi sotto la media italiana. Ricordiamo a tal proposito che dal punto di vista della consistenza della popolazione stiamo parlando di un aggregato che per la Sardegna è 1,5 milioni di persone, grosso modo, in Sicilia di 4 milioni e mezzo. Quindi, come dicevamo prima, si tratta davvero di 2 isole che dal punto di vista demografico, come ci ha raccontato molto bene la collega Donatella, è molto diverso per consistenza e in effetti anche per struttura, laddove la Sardegna è notoriamente una delle più vecchie, ma vedo che anche la Sicilia ormai si sta praticamente avvicinando. Un focus anche breve sul dettaglio dei titoli di studio, nel senso che non si tratta altro che delle 8 tradizionali modalità che permettono tra l'altro anche di approssimare il grado di istruzione così come viene riconosciuto a livello internazionale. Per cui nel primo, diciamo così, nella coda di questa distribuzione abbiamo la possibilità di capire quanti analfabeti privi di titoli di studio, quindi coloro che non sono riusciti, insomma, insomma, a finire un percorso di studio, potremmo metterci anche la licenza di scuola elementare, per cui diciamo questo dato che cosa ci dice? Che in Sardegna e in Sicilia ancora scontiamo un divario di una certa rilevanza, per cui queste 3 modalità insieme fanno sì che la Sicilia superi del 12% il dato italiano e la Sardegna del 6%. Gli analfabeti lo sappiamo, forse non è neanche il caso di allarmarci più di tanto, perché questo è un aggregato che va di pari passo anche con l'indice di vecchiaia, quindi si tratta ancora magari di una popolazione molto anziana e quindi però come vedete la tendenza soprattutto in Sicilia è quella di avere il dato superiore sia alla Sardegna che al dato italiano. La licenza di scuola media, come è confermato insomma, dai dati che vedevamo poco fa, incide in Sardegna e in Sicilia più che rispetto al dato italiano. Quindi in Sardegna sono 36 le persone che fino di 9 anni e oltre che hanno ottenuto esclusivamente la licenza media. E questo, diciamo così, in un ragionamento complessivo non è ancora un dato di struttura che ci conforta, perché sappiamo che in una società, in un sistema economico, il grado di istruzione contribuisce a livello culturale, contribuisce alla creazione di quello che è il capitale umano, perché la maggior parte, insomma, delle misure del capitale umano passa attraverso un grado di istruzione che poi si dovrebbe a sua volta anche riflettere sulla vivacità del mercato del lavoro, sulla capacità della domanda di essere soddisfatta, di essere assorbita dal mercato del lavoro. Tendenzialmente
è noto anche, insomma, quale sia la correlazione tra un titolo di studio alto e il mercato del lavoro. Ma senza anticipare nulla, cominciamo già a capire alcuni segnali di fragilità. E in effetti, considerando anche ciò che diceva la dottoressa Abate, questi sono i segnali che anche gli stakeholders, che anche è necessario, insomma, che si colga per programmare politiche sempre più attinenti, diciamo così, i problemi, ecco, e le questioni territoriali, perché a questo servono i dati. Presentiamo fondamentalmente per la maggior parte dei dati a livello regionale, con qualche affondo, abbiamo detto, anche a livello territoriale. Ma è importantissimo che tutti i comuni sappiano che davvero questi dati sono disponibili fino a livello comunale, semplicemente, insomma, per una comodità anche di esposizione. Infatti, se noi vediamo all'interno della terziaria, notiamo sempre questo gap, questa criticità rispetto al dato italiano. Uno sguardo a questo punto al recente passato, quindi le variazioni negli ultimi 8 anni rispetto al 2011. Come ci ricordava Donatella Cangialosi prima, è stato l'ultimo anno in cui abbiamo realizzato un censimento tradizionale, anche se con tante innovazioni. Quali sono le informazioni positive, buoni segnali dalle isole? Qual è questo buon segnale? Il fatto che si aumentino, vedete, è assolutamente in linea con la tendenza generale, e il livello di istruzione è assolutamente in crescita, per cui la Sardegna nella secondaria di secondo grado, quindi il diploma di scuola superiore, insomma, aumenta del 13,5%, di secondo grado, e in Sicilia 11,6%. Ma quindi questa è una tendenza positiva, perché ricalca a livello nazionale. L'elemento sempre un pochino negativo è che stiamo sempre sotto la media italiana, quindi come dovessimo sempre un po' rincorrere e avere un obiettivo che è quello da raggiungere, direi anche il più presto possibile. Non fosse altro che si ricordi anche che si sta parlando di due regioni che hanno dei tassi di abbandono scolastici fra i più elevati d'Italia. Così vedete anche la terziaria in aumento, e logicamente per compensazione si ha una diminuzione di coloro che invece raggiungono al massimo la licenza media. Un affondo anche a questo proposito, che ci conforta con la coda della distribuzione fino alla licenza di scuola elementare. Sicuramente abbiamo, diciamo così, un trend decrescente. Licenza di scuola media, la Sicilia ha ancora qualcosa da recuperare, e quindi davvero il conforto arriva dalla secondaria di secondo grado in poi. E la particolarità riguarda le terziarie di primo livello. Ricordate, insomma, che negli ultimi 8 anni, ecco, forse vale la pena spendere due parole in più, perché negli ultimi 8 anni c'è stata anche una riforma dei gradi di istruzione piuttosto importante, per cui anche queste variazioni risentono di una serie di queste, diciamo, anche di queste. Di queste riforme, di questa nuova struttura anche e dei titoli di studio, per cui le terziarie di primo livello, ovvero i vecchi diplomi, le lauree brevi, insomma, che sarebbero poi anche le triennali, si concentrano in questa modalità. In Sardegna la terziaria di primo livello, diciamo così, ha una performance molto buona, per cui stacca di circa 8 punti quello che invece è il risultato a livello nazionale. Quindi tutti in crescita, ma la Sardegna in questo caso cresce di più. Invece la Sicilia sta sempre sotto la media nazionale. Invece in Sicilia crescono di più le terziarie di secondo livello, che non sono altro, insomma, che le lauree tradizionali, insomma, quadriennali o quinquennali del vecchio ordinamento, oppure le specialistiche, oppure le lauree a ciclo unico, come possono essere per esempio giurisprudenza, medicina e così via. Il dottorato di ricerca, che anche dal punto di vista internazionale è riconosciuto come quello che ha, diciamo, il maggior grado di istruzione, aumenta in Sardegna del 27,7%, quindi del 28, praticamente quasi del 28%, però vedete in Italia il 40%. Quindi bisogna sicuramente insistere in queste politiche che cercano di offrire, ecco, ai ragazzi, ai giovani, perché di giovani, insomma, si tratta, stiamo costruendo in questo caso il futuro, quindi è importantissimo anche capire cosa succede.
importante, dicevo, investire perché si raggiungano sempre di più questi livelli di istruzione elevati che consentono, dicevamo, una maggiore cultura in generale, ma anche una facilitazione nel mercato del lavoro. Andiamo adesso invece a fare un'analisi articolata per genere, per cui sempre di popolazione di 9 anni e più si sta parlando. Facciamo un paragone tra i maschi e le femmine, sempre tenendo le tre modalità ferme, la secondaria fino alla secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e terziaria. Allora, da un punto di vista sinteticamente, cosa possiamo dire? Che le donne raggiungono mediamente titoli di studio più elevati. Detto questo, andiamo a capire perché. Allora, lasciando perdere la prima modalità dove tutto sommato c'è un sostanziale equilibrio, nella secondaria di secondo grado, vedete, la Sicilia è assolutamente in equilibrio, in Sardegna invece sono più le donne diplomate degli uomini diplomati, in Italia molto vicina all'equilibrio. Ciò che ci fa dire però che le donne raggiungono livelli di studio più elevati è la terziaria. In particolare in Sardegna le donne che raggiungono almeno quindi la terziaria, le laureate, sono 59 donne appunto su 59,4%, e questo è il dato che a livello regionale, paragonato a tutte le altre regioni d'Italia, è quello più elevato. Quindi c'è una caratteristica che in effetti torna anche nello studio, ecco, dei livelli di istruzione qui in Sardegna. Ci sono queste donne che nonostante cerchino magari il lavoro più degli uomini, nel senso che sono disoccupate in cerca di prima occupazione, nonostante abbiano meno la possibilità di partecipare attivamente al mercato del lavoro, però sono più istruite, e anche questo è un dato che mettiamo così sul piatto. In Sicilia c'è lo stesso, una notevole preponderanza delle donne laureate rispetto agli uomini, e sono assolutamente in linea con i dati nazionali. Quindi insomma, qualcosa in linea e anche meglio rispetto al dato nazionale, finalmente l'abbiamo trovato. Focalizziamo l'attenzione adesso invece su ciò che è successo dal 1951 al 2019, quindi 70 anni di storia. Ed ecco, questo è uno degli indicatori che è tratto proprio dalla banca dati di cui ci parlava la dottoressa Abbate, 8.000 census, quindi un indicatore in serie storica confrontabile anche con gli ultimi dati censuari. E questo davvero è un valore aggiunto notevolissimo quando si effettuano delle analisi storiche, ecco, perché per la difficoltà nel stare lì a recuperare le vecchie definizioni, cercare proprio di allineare i dati. Per cui era importante focalizzare l'attenzione sui differenziali di genere per l'istruzione superiore. Che cos'è? Questo non è altro che un indicatore che mette al numeratore la percentuale di uomini, quindi di maschi, che ha almeno l'istruzione superiore, quindi ha il diploma oppure la laurea. Al denominatore invece troviamo le donne con le stesse caratteristiche, e che andiamo a leggere un po' di questi risultati. Quali sono quelli più importanti? Focalizziamoci innanzitutto sulla Sardegna, che come dicevamo poco fa è un po' particolare da questo punto di vista. Quindi nel 1951, 70 anni fa, parlavamo di un'altra era, di un'altra vita, di un'altra fotografia insomma della situazione. Questo si riflette anche in questo rapporto insomma di mascolinità. 151, quasi 152 uomini che hanno almeno il diploma contro 100 donne. Però vedete sempre il dato sotto la media italiana, che si attestava a 172. La Sicilia 184. Non lo so, senza fare analisi di carattere sociologico anche troppo spicciole, però probabilmente già una situazione, una condizione femminile un po' diversa, ecco, qualche donna un pochino più emancipata sin dall'inizio. Questo dato, 1951, vedete, seguiamo un attimo la Sardegna con questi blocchi di colore scuro, sempre sotto la media nazionale, fino a che si arriva nel 1981, in cui le donne sono più istruite. Quindi il fenomeno che abbiamo visto poco fa arriva un po' da lontano.
quindi si ha l'inversione di tendenza, la si mantiene fino al 2019. Tra il 2011 e il 2019, vedete, c'è anche addirittura un aumento di nuovo degli uomini, perché a questo punto chi deve forse colmare questo divario, questo gap, sono gli uomini. La Sicilia parte da un dato decisamente superiore rispetto al dato italiano, quindi 184 uomini che hanno almeno il diploma e la laurea su 100 donne. Il dato risulta superiore anche alla media nazionale fino al 61, dopodiché anche qui l'istruzione diventa preponderante e poi soprattutto cosa succede nel 2019? La tendenza di cui si parlava, cioè le donne sono più istruite rispetto agli uomini. Uno sguardo alla composizione percentuale per provincia. In Sardegna la media dei laureati è 12,2, cioè la composizione percentuale, insomma, della popolazione di 9 anni e più, ci fa dire che sono il 12,2% i laureati. Notate subito il dato di Cagliari, che è molto elevato, 17 laureati ogni 100 persone di 9 anni e più, dato che supera di 3 punti la media italiana. Quindi già si connota Cagliari e la sua provincia, ma nella sua articolazione, ormai Cagliari lo sapete, nella sua articolazione di area metropolitana è costituita dal comune di Cagliari più gli altri 16 comuni della cintura, che per certi versi ormai formano un tutt'uno, quindi stanno sempre di più avendo delle caratteristiche strutturali simili. E quindi ecco questo dato molto importante. E la Sardegna, guardate la caratteristica di avere il tasso dei laureati molto più elevato nelle province dove è presente l'offerta anche di Atenei, per cui segue logicamente Sassari, Oristano 10,1 e Nuoro 10,9, mentre il tasso più basso si ha nel sud Sardegna. Ricordate che il sud Sardegna è tutta la fascia meridionale che va da costa a costa appunto della nostra isola, dove si riscontra il tasso più basso, più elevato, insomma, di chi raggiunge al massimo la licenza media e per contro di chi invece raggiunge la laurea. In Sicilia che cosa accade? La Sicilia invece è molto diversa da questo punto di vista. Diciamo che non c'è appunto la provincia di Palermo come magari ci si poteva aspettare che traina, no, c'è molta differenza invece. Cosa succede? Che la provincia di Messina è quella dove noi troviamo la maggior parte dei laureati, nel senso che l'incidenza maggiore dei laureati, 14 persone ogni 100, e quindi anche coloro che hanno titoli di studio fino alla licenza media sono 51,1. Quindi diciamo che Messina appare proprio la provincia più istruita. Caltanissetta invece è indietro di 3,8 punti rispetto a Messina sia per i titoli terziari e logicamente per contro, insomma, presenta una maggiore incidenza di coloro che hanno al massimo la licenza media. E dove risiede il capoluogo e segue subito, insomma, quella di Messina, 12,4 sono i laureati ogni 100 e poi c'è anche immediatamente Catania. Uno sguardo molto veloce invece a ciò che succede a livello territoriale, a livello di comuni. Le curiosità sono quelle che vedete nella tabella, però è importante vederle. Come dicevamo prima, la maggiore incidenza dei laureati in Sardegna si ha nei comuni capoluogo. Selargius è il quinto comune, una graduatoria di cinque comuni, appunto. Selargius è un comune cintura, quindi diciamo c'è poca differenza tra a livello culturale, a livello di servizi, a livello di infrastrutture fra Cagliari e Selargius, quindi possiamo assolutamente trovarlo molto, molto intuitivo, insomma, questo risultato. Invece vedete i primi 5 comuni per incidenza di titoli terziari in Sicilia sono molto vari e appartengono ad altri piccoli comuni o perlomeno non sono comuni il capoluogo. Invece ad occhio, guardando queste cartine,
Un elemento che balza sicuramente è questo, cioè che le aree meno colorate sia in Sicilia che in Sardegna, guardiamole anche un po' insieme senza entrare troppo nel dettaglio, fa emergere che cosa? Fa emergere, pensiamo, una sorta di clusterizzazione di questi comuni, quindi di gruppi omogenei, come se ci fosse un legame degli indicatori o molto rossi o molto chiari o molto pallidi, un legame molto forte con il territorio, e quindi vediamo il Sarrabus, diciamo così, tenendo anche fede a quelle che sono i territori storici, le zone storiche della Sardegna, le zone geografiche, il Sarrabus Gerrei da questa parte, oppure ci sono per esempio anche da quest'altra l'Oristanese, il Sulcis Iglesiente, insomma sono tutte aree con maggiore fragilità e anche nella bassa Gallura. La stessa cosa si può dire di questa sorta di clusterizzazione, quindi di forte legame con il territorio anche per la Sicilia, per cui nel palermitano da una parte, nel catanese, nel ragusano c'è questa minore incidenza di titoli terziari, e questo non che per forza sia uno svantaggio, non è per forza, però noi sappiamo che spesso, come dicevamo prima, l'aver conseguito un titolo di studio ci protegge, protegge la popolazione verso anche la partecipazione attiva al mercato del lavoro e verso il trovare un'occupazione la più redditizia possibile, perché questo poi alla fine più redditizia, più soddisfacente possibile, questo è poi l'obiettivo un po' l'obiettivo di tutti. Cambiamo adesso argomento, anche se poi questa è una parte complementare a ciò che abbiamo visto, per cui diciamo che lo studio della popolazione classificata per condizione professionale e non professionale consente di stimare la componente del mercato del lavoro afferente all'offerta. Quindi noi stiamo parlando proprio dell'offerta di lavoro e cerchiamo di capire che struttura ha, quanta è questa offerta di lavoro, e vediamo anche se poi la domanda riesce ad assorbirla nei nostri territori oppure c'è qualche problema. In quest'ottica che cosa possiamo osservare? Che in Sardegna le forze di lavoro sono 731.000, quindi le forze di lavoro sono costituite dagli occupati, quindi 586.000 occupati e 145 in cerca di occupazione. Poi l'altra componente è data dalle non forze di lavoro, quindi diciamo le forze di lavoro, gli occupati in cerca di occupazione non è altro che la popolazione di 15 anni e oltre in condizione professionale. Le non forze di lavoro sono invece costituite dalla popolazione che non è in condizione professionale, cosiddetta anche popolazione inattiva. Quindi se da un lato le forze di lavoro, la forza lavoro è costituita dalla popolazione attiva, le non forze di lavoro sono invece costituite dalla popolazione inattiva. Chi ci sta, chi c'è all'interno delle non forze di lavoro? Tutti i percettori di pensione da lavoro, quindi ritirati da lavoro, oppure coloro che hanno delle rendite, insomma, da capitali, oppure i casalinghi e le casalinghe, cioè le persone che si dedicano maggiormente alla cura della casa, della persona, tutti gli studenti e poi le persone in altra condizione. Quindi queste sono le non forze di lavoro che per scelta in ogni caso non accetterebbero un lavoro anche nel momento in cui gli venisse presentata. Se presentato ci fosse l'occasione. Quindi queste, diciamo così, sono persone che non partecipano attivamente. Partecipano attivamente, dicevamo, in Sardegna, l'abbiamo visto, in Sicilia, guardate anche la proporzione, quasi 2 milioni popolazione attiva, di questi sono occupati 1,5 milioni più o meno, 509.000 sono invece le persone in cerca di occupazione, per capire anche qual è proprio il livello da un punto di vista dei valori assoluti di cui è composta questa parte del mercato del lavoro. Allora, dando uno sguardo invece alla composizione per genere, le forze di lavoro in Sardegna, quindi su 100 persone di popolazione attiva, 57 sono maschi e 43 invece sono femmine. In Sicilia il 60 maschi e il 40 femmine. Anche qui vediamo una diversa proporzione nella composizione maschile e femminile fra le due isole. Gli occupati
sono il 57% delle forze lavoro, dei maschi, il 43% femmine, 63% in Sicilia, e 38 in Sicilia maschi e 38 femmine. Chiaramente speculare la questione invece delle non forze di lavoro. Andiamo però adesso a vedere alcuni indicatori del mercato del lavoro. Sostanzialmente, quando si studiano questi fenomeni, diciamo che è molto molto importante cercare anche di sintetizzare il problema, soprattutto anche in circostanze come questa, dove non si ha molto tempo di andare a fondo nella situazione. Il primo indicatore, forse anche uno dei più importanti, è verificare il livello e l'andamento poi del tasso di attività. Che cos'è il tasso di attività? Abbiamo visto le forze del lavoro, quindi l'insieme delle persone di 15 anni e più che lavora o vorrebbe lavorare, quindi che partecipa in modo attivo al mercato del lavoro, sostanzialmente, insomma, e questo sulla popolazione della stessa classe di età, della stessa tipologia, se sono maschi maschi, femmine femmine, quindi di 15 anni e oltre. A livello italiano, vediamo, cioè non a livello italiano, le due isole rispetto al dato italiano si collocano sempre con un tasso di attività più basso. 51 è quello della Sardegna, 40, 48, quasi 48 è quello della Sicilia. Quindi partiamo da questo dato. Anche qui un tasso di attività, quindi una partecipazione inferiore rispetto al dato italiano. Se noi poi andiamo a verificare l'articolazione maschi-femmine, ma ormai ce lo stiamo già aspettando, insomma, un risultato del genere, le femmine hanno un tasso di attività in Sardegna del 43,1, quindi vuole partecipare, quindi lavora o vorrebbe lavorare, sarebbe in grado di accettarlo subito un lavoro, il 43% delle donne, in Sicilia il 36%, quindi una buona parte delle siciliane in effetti non ha nemmeno interesse a entrare in questo mercato. Però, come abbiamo visto, probabilmente si scontano anche o titoli di studio un po' più bassi o anche una cultura o anche insomma quello che è. Dal punto di vista dei maschi, il tasso di attività 59,3 per i sardi, 58,7 invece per le femmine. Il tasso di occupazione che cosa descrive invece? Descrive la capacità di questo mercato del lavoro di assorbire questa domanda, in effetti, quindi anche la capacità di produrre reddito, no? Perché queste non sono le persone che lavorano e quindi dietro il tasso di occupazione ci sono persone che appunto hanno, che in qualche modo hanno un reddito, che riescono a contribuire in una determinata maniera al mercato del lavoro, ma anche a tutta la società. Da un altro punto di vista, quindi 48,48% il tasso di occupazione maschile per la Sardegna, 45% quello invece della Sicilia, sempre sotto i dati nazionali. Detto questo, vediamo che cosa noi con rispetto, era importante invece sottolineare il tasso di occupazione femminile in Sicilia, che è quasi, che è molto molto più basso rispetto al dato italiano, e tutto questo poi si traduce in un tasso di disoccupazione che poi è doppio rispetto alla media italiana. Sarebbero molte altre magari le considerazioni da fare, ma visto che il tempo stringe, andiamo a quelle principali. Uno sguardo, anche qui, ai tempi passati, dal 1951 a oggi, cosa è successo a questo tasso di attività che abbiamo visto essere comunque molto importante perché è una misura del fermento, del mercato del lavoro e della domanda, di lavoro. E nel 1951, quindi un'epoca passata, 81, in Italia, 81 uomini su 100 partecipava attivamente, e questo è normale. Poi via via vedete questo dato è andato sempre in decrescita fino a stabilizzarsi dal 1991 ad oggi. E questo vede l'andamento, seppur con livelli leggermente diversi, non tanto diversi per gli uomini. Possiamo dire che diciamo, ha seguito lo stesso trend. Andiamo però a vedere un elemento interessante da cui si legge anche il cambiamento di passo della nostra società, lo si può leggere, insomma, e cioè la partecipazione delle femmine dal 1951 ad oggi, che a livello italiano è passato dal 26
al 44, in Sardegna dal 12,2, quindi il 51 e tanto tempo fa, al 43%, più che triplicato, e guardate anche in Sicilia dal 9,6 al 36,6. Per cui il trend sempre in crescita lo si può verificare su tutti gli indicatori, su tutti i territori. Però vedete come se si parte magari da più lontano, come è successo a Sicilia e Sardegna, poi si recupera a un ritmo un pochino più elevato. Ancora è molto da fare. Ricordiamo ancora che tassi come quelli di occupazione, tassi di disoccupazione sono importantissimi per monitorare anche il livello di crescita di una società e sono anche degli indicatori fondamentali a livello internazionale, a livello di Agenda 2030, per monitorare davvero qual è poi l'evoluzione e il progresso, insomma, di una società. Il tasso di occupazione, anche qui lo vediamo, insomma, qual è l'andamento, le donne in crescita, gli uomini rispetto al 1981 hanno subito questo cambio di passo nel 1900, dall'81 al 91, per poi essere, diciamo, diminuire dal 91, 2001 e poi attestarsi anche al, diciamo, quasi a una situazione di equilibrio. Notiamo un aspetto molto importante, e cioè che diciamo nel passaggio dal 2011 al 2019, qui noi vediamo dei punti, però dal punto di vista economico sono successe tante cose, quindi c'è stata una bella crisi che ha investito anche tutto il mondo, insomma, quindi magari molte di queste situazioni potrebbero essere spiegate anche da dati di contesto. Sulla disoccupazione andiamo un pochino più veloci e verifichiamo a livello provinciale che cosa è successo con il tasso di attività, che abbiamo detto che un po' racchiude, diciamo, la maggior parte delle informazioni del mercato del lavoro. Questo è un prospetto che ci consente di apprezzare qual è la situazione nelle diverse province sarde. Balza subito agli occhi il fatto che la provincia di Cagliari, così come area metropolitana, ha un tasso di occupazione maschile che è pari al 62,3%, e questo è superiore rispetto al dato italiano, quindi vedete dei buoni risultati, ma anche il tasso di attività femminile 46,2% sopra il dato Italia. La provincia di Sassari ha delle buone performance, ugualmente, soprattutto vedete superiori rispetto al dato della Sardegna in generale, un po' più bassi rispetto al dato italiano. L'avevamo già capito, ricordate il Sud Sardegna un pochino più indietro con i titoli di studio, e questo, vedete, ci conferma, nonostante quei dati non siano direttamente incrociati, ci conferma il fatto che il maggiore titolo di studio è un po' un fattore di protezione rispetto alla possibilità poi di entrare nel mercato del lavoro in maniera attiva, magari anche da occupati se possibile. A livello siciliano, e questa è la penultima slide, sto andando a concludere l'intervento, che cosa accade invece? Che grazie Daniela, dovresti provare a concludere, sì, siamo un sto po' concludendo, solamente, sì, grazie, solamente un flash su Catania, che ha il dato più alto per gli uomini, insomma, e invece la provincia di Caltanissetta, che sembra quella a questo proposito più svantaggiato. Si conclude, concludo proprio, diciamo, l'intervento con alcune curiosità del tasso della distribuzione, del tasso di attività a livello territoriale. Vedete voi quali sono i comuni che hanno la maggiore incidenza nel tasso di attività, ma anche qui voglio solo richiamare la vostra attenzione a queste macchie, a questi cluster che si sono formati anche nel tasso di attività, per cui ecco c'è un po' un fil rouge che lega istruzione e lavoro su cui si potrebbe intervenire. Diciamo che l'ultimo, ecco, raccolgo, diciamo, questa slide è già stata ampiamente presentata dalla dottoressa Cangiarosi, aggiungiamo appunto il sistema 8000 census, da cui sono stati tratti alcuni di questi dati. Io vi ringrazio e passo la parola alla dottoressa Abate. Grazie Daniela, grazie anche del quadro che hai presentato. Due regioni che presentano comunque delle fragilità, nonostante le donne più istruite, comunque una condizione ancora femminile, alcuni passi notevolmente indietro rispetto al resto del paese, soprattutto per quello che riguarda
le posizioni nel mercato del lavoro. Quindi questi dati, giustamente come detto, devono fare riflettere chi poi deve intraprendere delle decisioni orientate anche a queste aree territoriali. Adesso passo la parola a Paolo Misso per collegare il tuo al suo intervento. Introduco anche un riferimento dell'ultima tua slide, quella delle mappe GIS, no? Certamente uno sforzo che è stato fatto dall'Istituto in questi ultimi anni è stata quella di valorizzare anche il patrimonio informativo, e quello del censimento sicuramente è quello che più è più performante anche per questo tipo di strumenti, quello appunto di utilizzare sempre di più strumenti GIS avanzati per dare all'utente anche un qualcosa in più rispetto alla visualizzazione tabellare o anche grafica dell'informazione prodotta, cioè quella georeferenziata. Quindi vedere delle mappe, vedere dei territori, poterli confrontare dalle colorazioni o inserire all'interno poi delle mappe anche ulteriori grafici o testi riportati o tabelle di valori riportate all'interno delle mappe, certamente sono strumenti che aiutano alla lettura, all'interpretazione di alcuni fenomeni e soprattutto quelle interattive anche a dare valore dell'evoluzione di alcuni fenomeni nel tempo. Quindi l'Istituto e noi anche come sedi territoriali abbiamo dato il nostro contributo anche a dar valore a questi progetti che sono gestiti da una direzione appunto competente, grazie proprio al patrimonio informativo che l'Istituto sta mettendo a disposizione come patrimonio censuario. Il collega Paolo Misso, prendendo anche spunto da un utilizzo mirato anche dell'informazione del patrimonio censuario, ha provato a fare un'analisi interpretando il territorio in una maniera differente rispetto alla dimensione comunale, ma appunto dando valore a un concetto di area funzionale, in questo caso le aree interne, e quindi cercando di rappresentare anche il patrimonio finora disponibile in una maniera anche abbastanza originale. Quindi do la parola a te, Paolo, per il tuo intervento, pregandoti di non andare oltre il tempo previsto, che è abbastanza stretto, perché siamo fuori di circa 30 minuti rispetto al tempo che dovevamo appunto utilizzare. Grazie, grazie. Bene, buongiorno a tutti. Se mi sentite posso procedere con le slide. Sì, se parli un po' più forte, Paolo, così ti sentiamo meglio. Grazie. Bene. Allora, in questa breve esposizione si analizzano i dati censuari attraverso una classificazione dei comuni proposta nel 2012 dall'allora Ministero per la Coesione Sociale, quale strumento per lo sviluppo dell'intero paese, in particolare delle aree geografiche caratterizzate da gravi e permanenti svantaggi naturali e demografici. L'approccio è basato sulle aree interne, intese come quella parte maggioritaria del territorio italiano, caratterizzata dalla significativa distanza dai centri di offerta di servizi essenziali. La mappatura del paese parte dall'individuazione dei centri di offerta di servizi e classifica i restanti comuni in quattro fasce. Abbiamo le aree di cintura, le aree intermedie, le aree periferiche e le aree ultraperiferiche. Sulla base dell'accordo di partenariato, identifichiamo le aree interne come il complesso dei comuni afferenti alle aree intermedie, periferiche e ultraperiferiche. La definizione generale di aree interne non si presta a una identificazione univoca e centrale dei confini territoriali di riferimento. Cosa sia significativo e quali siano i servizi essenziali non può che appartenere alla valutazione collettiva dei cittadini che vivono in tali aree. Tuttavia, la costruzione di mappe è necessaria per comprendere le dimensioni delle tendenze demografiche ed economiche di queste aree e le forti differenze registrate all'interno del paese. Qualunque scelta per generare una mappatura non può non passare attraverso due fasi obbligate. La prima consiste nel stabilire i criteri con cui selezionare i centri di offerta di servizi. La seconda, determinare le soglie di distanza per misurare il grado di perificità delle diverse aree. Il carattere centro di offerta di servizi è riservato solo ed esclusivamente a quei comuni o aggregati di comuni confinanti in grado di offrire simultaneamente tutta l'offerta scolastica secondaria,
ospedali sedi di DEA di primo livello e almeno una stazione ferroviaria di carattere Platinum, Gold o Silver. La classificazione degli altri comuni invece è stata ottenuta sulla base di un indicatore di accessibilità, calcolato in termini di minuti di percorrenza rispetto al polo prossimo. Le fasce che si ottengono sono calcolate usando il secondo e il terzo quartile della distribuzione dell'indice di distanza, i minuti rispetto al polo prossimo, corrispondenti a circa 20 e 40 minuti. È stata poi inserita una terza fascia, quella oltre 75 minuti, pari al 95esimo percentile, per individuare i territori ultraperiferici. Prima di analizzare i principali indicatori censuari di Sicilia e Sardegna nel contesto Italia, può essere utile esaminare la distribuzione dei comuni nelle aree appena illustrate. Sia il cartogramma, ma soprattutto la tabella, mostrano una notevole similitudine tra Sicilia e Sardegna. L'indice di dissomiglianza relativo che ho proposto, calcolato come semisomma dei valori assoluti delle differenze delle frequenze relative, mostra per le due regioni un valore basso rispetto a quello del confronto con le altre regioni. Si avvicinano a questo confronto soltanto Calabria, Molise e Trentino Alto Adige. Il cartogramma, inoltre, evidenzia una localizzazione geografica delle aree simile in rapporto alla insularità delle due regioni. I comuni siciliani che svolgono la funzione di poli dell'offerta di servizi essenziali sono 14. 9 sono capoluoghi di provincia. 3 sono invece altri ubicati in provincia di Trapani, Marsala, Erice e Castelvetrano, un altro in provincia di Agrigento, Canicattì, e poi Gela nella provincia di Caltanissetta. Quindi in quasi tutte le province siciliane soltanto il comune e il capoluogo offre simultaneamente i tre servizi essenziali. Per quanto invece riguarda la Sardegna, i comuni che svolgono la funzione di polo dell'offerta di servizi essenziali sono 6. Sono ovviamente i capoluoghi di provincia e poi nella provincia di Sud-Sardegna questa funzione invece è svolta simultaneamente dai comuni di Carbonia e Iglesias. Una ipotesi alternativa a quella appena illustrata poteva essere quella che individua i poli nei centri con popolazione residente superiore o uguale a 35.000 abitanti. L'impiego di una soglia di popolazione per distinguere i poli dagli altri comuni, al di là della semplicità di applicazione, poteva essere motivato dal fatto che la popolosità del centro, cioè la sua dimensione fisica, potesse rappresentare da sola una buona proxy della dimensione urbana, cioè la Paolo, capacità, Paolo, le caratteristiche. Scusami, Paolo, scusami, puoi andare anche un po' più piano per seguire meglio il tuo intervento. D'accordo, penso di avere poco tempo, quindi... Sì, no, fai con... Okay. È bene, diciamo, spiegarle anche bene alcune cose. Grazie, Paolo, scusami se ti ho interrotto. Allora, quindi, utilizzando la ipotesi di... popolazione come proxy della dimensione urbana, cioè dell'insieme delle caratteristiche di una città che la rendono quindi attraente e quindi che favoriscono l'aggregarsi della popolazione, questa poteva essere un'alternativa all'ipotesi dei poli definiti come centri di offerta di servizi, però le analisi statistiche condotte successivamente non hanno fornito evidenze statistiche utili a sostenere la scelta della soglia di popolazione o anche stabilire magari una soglia più appropriata, portando quindi a concludere che non esiste una corrispondenza tra dimensione fisica e centro come capacità di offrire determinati servizi. La scelta di definire i poli come appunto quei comuni singoli o in gruppi capaci di offrire simultaneamente i tre servizi fondamentali, istruzione, salute e mobilità, viene messa in questa tabella a confronto con il criterio della soglia dimensionale. Nella tabella è possibile notare come la maggior parte dei comuni non cambia classificazione e ancor più questo ragionamento vale se si considerano le aree aggregate in centri e aree interne. Infatti, queste due macro aree contengono praticamente l'87% dei comuni che quindi non cambiano destinazione. La restante parte invece dei comuni, 13%, comprende praticamente i comuni che dall'area centro passano nelle aree interne e viceversa. L'unica differenza significativa consiste in 625 comuni che sono evidenziati in rosso e classificati nella cintura nel modello centri di servizi, che cadono invece nell'area intermedia nel modello con soglia di popolazione. E inoltre è bene anche evidenziare alcuni pochissimi comuni che invece nei due modelli si trovano in aree completamente opposte. Alcuni di questi ricadono tra l'altro nella regione Sardegna e come vedremo determineranno delle
spostamenti significativi per quanto riguarda le statistiche delle appunto aree. Illustriamo ora una selezione di indicatori afferenti alle tre dimensioni analizzate in questo lavoro, quindi la dimensione demografica, l'istruzione e quella relativa al mercato del lavoro, utilizzando i dati aggregati per area. Le tabelle, i grafici, i cartogrammi proposti mostreranno il dettaglio sia attraverso la classificazione delle aree in sei modalità, sia attraverso l'ulteriore aggregazione nelle due macro aree, centri e appunto e aree interne. Il commento avverrà attraverso il confronto dei valori delle aree per Sicilia, Sardegna e Italia. I cartogrammi sono distinti per regione e macro area e danno una suggestione sull'andamento dell'indicatore selezionato, ma nessuna valutazione numerica. L'unica valutazione si può provare in numerica, eventualmente nella leggenda, che restituisce il range di variazione, i valori minimo e massimo, e quindi della distribuzione. Questa slide mostra praticamente il primo indicatore o variabile, quindi la popolazione nelle due regioni, Sicilia e Sardegna. In Sicilia i residenti nei comuni Polo sono esattamente il 37,3% della popolazione. Nel 85 invece i comuni classificati come cintura il 22,2%. In complesso, quindi, il 60% della popolazione risulta concentrata nei centri, possono quindi raggiungere tre servizi essenziali in meno di 20 minuti. Rispetto al censimento del 2011, i residenti dei centri calano di 38.000 unità, con un tasso medio anno negativo di 1.6 per mille. In realtà c'è una grossa differenza poi tra le aree all'interno ovviamente dei centri, in quanto per i poli questa variazione è addirittura del meno 2.3 per mille, mentre invece per i comuni cintura meno 0.5 per mille. I comuni invece ubicati più di 20 minuti di percorrenza dei comuni Polo sono 291, per esempio 1,9 milioni di abitanti, rispetto al 2011 calati di 89.000 unità, e registrano comunque cali di popolazione, la cui intensità cresce man mano che aumentano i tipi di percorrenza. Nel grafico appunto si può vedere come la variazione media annua nel periodo 2011-2019 è pari a meno 4 per mille nei comuni intermedi, meno 6.8 per mille nei comuni periferici e meno 13.9 per mille in quelli ultraperiferici. Per quanto riguarda invece la Sardegna, abbiamo che i residenti nei comuni Polo sono il 24,5% della popolazione sarda. Nei 53 comuni invece classificati come cintura ricade il 23,7% della popolazione, quindi nel complesso poco meno della metà della popolazione residente vive in comuni classificati come centri. Rispetto al censimento del 2011 i residenti dei centri calano di oltre 6 unità, tasso medio annuo risulta pari a meno 1,1 per mille. Facendo una distinzione all'interno dei centri tra poli e cintura, notiamo che la variazione media annua per mille è praticamente identica. La maggior parte dei comuni, 84%, ricade però nella area interna, sono 318, e quindi per questi occorrono più di 20 minuti di percorrenza per arrivare quindi ai comuni Polo. Risiedono circa 836.000 abitanti, 21.000 in meno rispetto a quelli censiti nel 2011, e registrano cali di popolazione, la cui intensità, contrariamente a quanto avviene a livello nazionale, non sempre decresce man mano che aumentano i tempi di percorrenza. La variazione mediana nel periodo 2011-2019 infatti registra decrementi superiori alla media regionale, che è meno 2.1 per mille. Solo per i comuni intermedi, meno 4.4 per mille, periferici, meno 5.5 per mille. Al contrario, invece, i comuni ultraperiferici registrano una variazione media annua positiva del più 2.1 per mille. L'andamento di quest'ultima classe, a cui appartengono 66 comuni, è principalmente influenzato dalla presenza di diversi comuni costieri situati nell'area della Gallura e dell'Ogliastra, caratterizzati da una crescita sistematica della popolazione tra il 51 e il 2019, come si nota dal colore verde del cartogramma. Si tratta in particolare di 8 comuni, tra i quali abbiamo Olbia, Zacchinetto, quelli che sono ovviamente più popolosi, i quali, ricoprendo circa il 44% della popolazione residente nell'area, condizionano notevolmente tutti gli indicatori dei comuni ultraperiferici sardi.
Analizziamo adesso molto velocemente l'indice di vecchiaia, già analizzato abbondantemente nelle precedenti relazioni. Notiamo che Sicilia e Sardegna presentano livelli di vecchiaia opposti rispetto ai livelli medi nazionali di riferimento. In particolare, la Sardegna presenta gli indicatori di vecchiaia più elevati per tutte le aree considerate. In Sicilia, la popolazione anziana vive nelle interne, con un indice di vecchiaia pari a 171, raggiunge il valore massimo nei comuni ultraperiferici, il valore di 238, invece nei centri il valore più basso 152. In Sardegna invece l'indice di vecchiaia è superiore rispetto a quello siciliano, 225 nelle aree interne, 219 nei centri, ma anche per questi indicatori i valori più critici si registrano per i comuni polo e periferici, entrambi 257. All'opposto invece siamo i comuni di cintura, 184, e ultraperiferici, 191. I cartogrammi mettono in evidenza che questa differenza, che possiamo notare con la colorazione mediamente più chiara per i comuni centro, vale rispetto a quella dei comuni dell'area interna, dove la colorazione ovviamente è molto più intensa. Inoltre possiamo notare come il valore appunto può essere condizionato nelle aree interne e da alcuni comuni che hanno una colorazione chiara. In Sicilia, nei comuni delle aree interne, l'età media è pari a 44,3 anni, ma sale a 47 in quelli ultraperiferici. Rispetto a chi vive nelle aree interne, i residenti nei centri hanno mediamente quasi un anno in meno, ed in particolare quelli dei comuni cintura con 1,6 anni in meno. In Sardegna, sia nei centri che nelle aree interne, l'età media è in linea col dato regionale, pari a circa 47 anni, ma sale a 48 nei comuni polo e periferici. Al contrario, i residenti nei comuni cintura e ultraperiferici hanno circa un anno in meno rispetto all'età media regionale. Parliamo di stranieri. Nelle aree di Sicilia e Sardegna, l'incidenza degli stranieri risulta mediamente più bassa rispetto a quella registrata nelle stesse aree a livello nazionale. I comuni di cintura registrano un'incidenza più bassa insieme agli ultraperiferici della Sicilia. I comuni ultraperiferici della Sardegna anche qui risultano condizionati dai comuni della Galura e dell'Ogliastra, che fanno invece sale l'indicatore a valore più alto per regione di cura, 5,3%. In Sicilia, rispetto al 2011, il numero degli stranieri residenti cresce in tutte le classi. L'intensità della variazione è però diversificata nel territorio, se si passa da un incremento medio anno di 7,1 unità ogni 100 residenti nei comuni polo intercomunali, solo 4,9 però nei poli, e a 4,4 dei comuni ultraperiferici. Queste dinamiche comunque hanno portato ad un aumento dell'incidenza della popolazione straniera complessiva, soprattutto nei comuni polo intercomunali, per i quali si passa dal 2,4% del 2011 a 4,4% nel 2019. Negli intermedi questa variazione fa passare dal 2,9 a 4,7, nei periferici da 2,2 al 3,7. Anche in Sardegna, andamento simile, rispetto al 2011 il numero di stranieri cresce in tutte le classi. L'intensità della variazione però è quanto diversificata. Si passa dall'incremento medio anno di 8,9 unità ogni 100 residenti dei comuni polo ai 5,5 dei comuni intermedi. Queste dinamiche hanno portato a un aumento dell'incidenza della popolazione straniera, soprattutto nei comuni dove anche nel 2019 rimangono valori superiori al dato regionale. Nei comuni polo si passa dal 2,1 nel 2011 a 4,3 nel 2019, nei comuni ultraperiferici dal 3,5 al 5,3. Passiamo invece adesso ad analizzare alcune variabili che riguardano il titolo di studio, l'istruzione. Allora, nelle aree di Sicilia e Sardegna il tasso di conseguimento del diploma di scuola secondaria di secondo grado è mediamente più basso rispetto a quello media nazionale per area. Invece, la quota dei residenti in possesso di un titolo di studio terziario si avvicina maggiormente, pur rimanendo più bassa. In Sicilia, nelle aree interne, il livello di istruzione è un po' più basso rispetto a quello registrato nei centri. La percentuale di residenti di 9 anni più che hanno conseguito almeno una di scuola secondaria di secondo grado nelle aree interne risulta al di sotto della media regionale, 30,3 contro 31,5%, e anche la quota di residenti in possesso di titolo di studio terziario inferiore alla media regionale, 10,1 contro 12,0. Analogamente in Sardegna, i centri presentano tassi di conseguimento dei titoli di istruzione più elevati rispetto alle aree interne.
Il diploma di scuola secondaria di secondo grado è stato conseguito con una percentuale del 32,2% nei centri e 28,6% nelle aree interne. La quota di residenti invece in possesso di un titolo di studio terziario è di 15,6% nei centri contro 9,1% delle aree interne. Rispetto alla tipologia di area e ai tempi di percorrenza crescenti, si nota una diminuzione delle quote di conseguimento di titoli di studio. Per la Sardegna però vale la norma la presenza di alcuni famosi comuni che aventi caratteristiche di polo si trovano in realtà invece nella fascia di ultraperiferici. Passiamo adesso ad analizzare molto velocemente il mercato del lavoro. Nelle aree Sicilia e Sardegna il tasso di attività è mediamente più basso rispetto a quello nazionale per aree. Tuttavia, i valori di Sardegna differiscono non più di un punto percentuale, a differenza invece della Sicilia, i cui spostamenti sono dell'ordine di 3 punti percentuali. Sia in Sicilia che in Sardegna il tasso di attività medio dei centri è superiore rispetto a quello delle aree interne. Le aree interne della Sicilia presentano un tasso di attività del 46,0% contro il 47,7% dei centri. In Sardegna i valori sono rispettivamente 49,4% e 52,6%. Il tasso di disoccupazione di Sicilia e Sardegna presenta un andamento leggermente decrescente, con il tempo di percorrenza crescente, in controtendenza rispetto a quanto accade per il dato nazionale medio. In Sicilia si passa da 26,7% per i poli a 23,6% per i comuni ultraperiferici. In Sardegna invece si passa da 20,8% per i comuni di cintura a 18,6% per i comuni ultraperiferici. Passiamo invece adesso con l'ultima slide, che danno una panoramica su alcuni metodi interessanti statistici per analizzare i dati. I dati sono tanti. Sono fondamentalmente delle rappresentazioni grafiche che sintetizzano in un qualche modo tutta l'informazione contenuta nei dati. Sono metodi di analisi esplorativa, utili nelle primissime fasi della ricerca, quando non si hanno informazioni approfondite sia sulle unità che sulle variabili. Dal momento che stiamo trattando una classificazione in aree, si considereranno queste come unità di analisi, dotate di un proprio profilo rappresentato dai valori medi degli indicatori utilizzati in questo lavoro ed elencati nel prospetto 14 del report regionale. Il dataset utilizzato per la creazione di questi grafici è una matrice 109x14, dove le righe sono tutte le aree di tutte le regioni d'Italia e le colonne rappresentano le variabili di analisi. Queste analisi, quindi, come ho detto, riguardano tutte le aree di tutta Italia. Il grafico proposto è un matrix plot. Questo è capace di rappresentare in un array i grafici a dispersione di tutte le combinazioni a due variabili selezionate con i relativi coefficienti di correlazione. Nella diagonale principale della matrice sono rappresentate le singole distribuzioni di frequenza. In questo primo grafico sono stati rappresentati i 9 selezionati dei 14 indicatori che riguardano la dimensione demografica analizzata. La rappresentazione inoltre è duplice in quanto è distinta tra due macro aree, centri e aree interne. La lettura di questo grafico deve partire dal cercare eventuali differenze fra centri e aree interne, ovviamente, e questo lo si può notare subito dalle rappresentazioni delle distribuzioni univariate lungo la diagonale, osservando il grado di sovrapposizione tra le curve stesse, cercando di valutare la differenza dei centri e delle distribuzioni. Questo è chiaramente un primo grafico, ma esistono evoluzioni di questo che restituiscono anche automaticamente i valori medi. In questa valutazione, però, si può soltanto dire approssimativamente chi tra centri e aree interne ha eventualmente il valore più basso o quello più alto. Un altro elemento da valutare in questo grafico è la separazione più o meno netta dei punti di correlazione differente dei grafici di dispersione. La separazione in questo caso dipende ovviamente da due variabili congiunte, quindi occorre valutare la separazione sia nel senso verticale che nel senso orizzontale. L'analisi esplorativa di questa tabella si conclude con l'esame dei coefficienti di correlazione. Come si può facilmente vedere, in questo primo set di 9 indicatori, età, media, indice di vecchiaia, indice di dipendenza degli anziani, indice di struttura della popolazione attiva, risultano essere estremamente correlati, ma questo proprio per la definizione degli indicatori e per come ovviamente è strutturata la popolazione. Per quanto riguarda lo scostamento, questo è chiaramente dato dalla suggestione tra centri e aree interne e si può vedere come per alcuni di questi indicatori c'è evidentemente una notevole differenza appunto dei valori centrali.
Questa differenza poi deve essere ovviamente valutata in termini di significatività statistica, ma per fare questo ovviamente bisogna procedere attraverso successive analisi. Questa è semplicemente una prima analisi esplorativa. In questo secondo matrix plot abbiamo invece plottati le altre 5 indicatori, che come si vede non tutti sono esattamente correlati, ma anche questi mostrano una interessante differenza fra centri e aree interne. Passiamo quindi all'ultima slide, che riguarda invece l'analisi in componenti principali. L'analisi in componenti principali è una tecnica statistica per la riduzione delle dimensioni. In pratica si utilizza quando in un dataset ci sono molte variabili correlate tra di loro e si vorrebbe ridurne il numero, quindi perdendo un po' di informazione ma il meno possibile. Può essere usato anche nella fase preliminare, come abbiamo fatto noi, come strumento di analisi esplorativa delle caratteristiche distributive delle variabili, senza avere necessariamente a disposizione un modello rappresentativo. Il dataset utilizzato, 109x14, potrebbe sembrare piccolo. In realtà non è piccolo, normalmente si ha a che fare con dataset più grandi, ma anche questo comunque presenta discrete difficoltà di elaborazione. Se si tratta di studiare congiuntamente tutte le variabili, basta combinare le 14 variabili per due per avere un'idea di quante dovrebbero essere appunto le tabelle e quindi i grafici da fare. La riduzione delle dimensioni avviene attraverso la creazione di nuove dimensioni, le componenti principali appunto, il cui numero deve essere ovviamente nettamente inferiore alle dimensioni iniziali. Una volta trovate le componenti principali, l'analisi può procedere attraverso queste nuove dimensioni artificiali per caratterizzare meglio le unità e quindi generare eventualmente dei cluster o applicare eventualmente altri metodi di ricerca statistica. Il grafico proposto rappresenta le unità di analisi nel piano bidimensionale determinato dalle due componenti principali, che nel nostro caso da sole sintetizzano quasi tutta l'informazione presente nei 14 indicatori di partenza, perché spiegano oltre l'80% della variabilità degli indicatori stessi. Il primo asse rappresenta la dimensione demografica, essendo fortemente correlato con tutti gli indicatori di questa dimensione. E poiché la correlazione è negativa, le aree sulla destra saranno quelle più giovani, mentre invece quelle sulla sinistra saranno le più vecchie. Il secondo asse, quello verticale, invece, rappresenta simultaneamente le due dimensioni relative all'istruzione e al mercato del lavoro. In genere i punti delle aree si dispongono intorno al proprio baricentro regionale, che già di per sé determina una separazione ben nota in relazione alle dimensioni considerate. Bisogna capire quanto i punti regionali delle varie aree sono più o meno distanti rispetto al loro baricentro e quanto questi punti risultano essere vicini a quelli di altre regioni. La rappresentazione mostra ben chiari 4 cluster. Abbiamo un primo cluster in alto a destra, che raggruppa le aree delle regioni del nord Italia. Poi abbiamo il secondo in basso, a destra sempre, che raggruppa le aree del sud Italia. Poi abbiamo un piccolo cluster al centro, praticamente tra i due gruppi precedenti, che raggruppa invece alcune aree del centro. E poi un cluster anomalo all'estrema sinistra, che raggruppa invece le aree ovviamente più vecchie, ma caratterizzate da una popolazione molto bassa. Sono i cosiddetti outliers, che in questa prima fase di analisi abbiamo ovviamente lasciato. Ovviamente il primo cluster è quello caratterizzato da maggior livello di istruzione e occupazione, con una variabilità per quanto riguarda indici di vecchiaia, sono le caratteristiche demografiche variabile attraverso tutti i range di variabilità degli indicatori. Nell'area bassa invece abbiamo il secondo cluster, il secondo più popoloso, dove abbiamo appunto le aree che hanno un minor livello di istruzione e occupazione, e anche queste chiaramente hanno un range di variabilità degli indicatori demografici che copre praticamente tutta l'area, esclusa ovviamente quella stabilita dagli outliers. Ingrandendo possiamo andare a vedere dove ricadono le aree della Sicilia. Notiamo che praticamente queste si ritrovano nella parte più bassa e centrale del secondo cluster, appunto, indicando quindi che evidentemente le aree della Sicilia dal punto di vista dell'istruzione e occupazione sono appunto fra le più disagiate rispetto a tutta Italia. Mentre invece le aree della Sardegna si trovano leggermente più in alto, quindi da questo punto di vista la Sardegna sta forse un po' meglio. È da notare per quanto riguarda le aree della Sardegna l'anomalia delle aree ultraperiferiche,
che si trovano praticamente molto vicine alle aree di polo. Questo appunto, come abbiamo detto più volte nell'esposizione, a causa della presenza anomala nell'area delle ultraperiferiche comuni della Gallura e dell'Ogliastra, che presentano invece tutti gli effetti caratteristiche di polo. In conclusione, visto che questa è appunto l'ultima slide, possiamo quindi dire che fra le aree di centro e aree interne ci sono delle differenze interessanti da studiare. Che siano significative o no, ovviamente questo bisogna stabilirlo con ulteriori analisi. Questa è semplicemente una proposta di analisi appunto preliminare esplorativa. Chiudo la mia conclusione, ringrazio e lascio la parola a Francesca. Grazie Paolo, grazie della tua presentazione che diciamo dà lo spunto anche appunto ai tipi di analisi con cui abbiamo voluto rappresentare questo primo set di patrimonio informativo, dall'analisi descrittiva a quella esplorativa, a quella in componenti principali, cioè come la statistica può essere un valido strumento per una lettura differente anche del patrimonio informativo che l'Istat produce. Questo è anche uno degli asset dell'Istat, cioè quello comunque di offrire degli strumenti, e anche noi come rete degli uffici territoriali possiamo appunto sostenere anche le collaborazioni con interlocutori a livello territoriale. Lo facciamo già con i rappresentanti del SISTAN, abbiamo anche livelli di collaborazione e di contatti con le università, che sappiamo che hanno sempre fame di dati e sono anche grandi utilizzatori del patrimonio informativo dell'Istat. Questo comunque è stato un esempio anche di una rappresentazione differente di voler leggere il territorio attraverso appunto degli strumenti che la metodologia statistica ci offre. A questo punto la parola passa a un interlocutore che poi per l'Istat è stato un interlocutore ed è un interlocutore anche molto importante in rappresentanza dei responsabili degli uffici di statistica dei comuni, che è il dottore Girolamo Danneo, responsabile dell'ufficio di statistica del comune di Palermo e fa parte del comitato consultivo del censimento della popolazione delle abitazioni, che appunto è l'organo all'interno del quale avviene questo confronto continuo tra l'Istat nelle sue componenti, appunto della direzione titolare del censimento, della raccolta dati, delle direzioni informatiche che mettono appunto gli strumenti per il censimento, ma anche appunto gli attori che sono la rete dei comuni, rappresentati appunto da alcuni colleghi all'interno di questo organismo. Certamente il dottore Danneo è stato sempre un testimonial importante, sia perché è stato un po' da termometro, no, dello stato della situazione degli uffici di statistica, che si sono anche dovuti adattare e inventare anche un nuovo ruolo all'interno di questo censimento, senza più delle istruzioni chiare e definite a livello organizzativo da Istat, ma Istat ha voluto in questa nuova stagione censuaria anche rendere i comuni protagonisti ciascuno della propria organizzazione. In parte questo approccio era già stato avviato nella scorsa stagione censuaria, quando comunque erano state introdotte delle importanti innovazioni sul censimento della popolazione, e adesso sono assolutamente declinate in questo nuovo modo di raccogliere dati, in cui i comuni devono immaginare, devono stimare un tasso spontaneo di risposta da parte delle famiglie per poter implementare una propria rete di rilevatori. Hanno dovuto mettere in campo anche reti di rilevazioni differenti tra le due rilevazioni che hanno dovuto gestire, la lista e la reale. Quindi sicuramente hanno dimostrato di stare comunque, nonostante diciamo le difficoltà in cui versa tutto l'asset dei comuni grandi e piccoli, delle fragilità dovute anche alla carenza di personale, non sempre una dovuta attenzione da parte dell'organo di governo verso appunto la funzione statistica, e tuttavia hanno certamente dato un grosso contributo anche all'Istat per costruire questo censimento che oggi
di cui oggi raccontiamo una prima parte, ma che certamente sapranno contribuire a quello che sarà quest'anno, come ha detto il Presidente, un censimento speciale, perché deve comunque recuperare almeno una parte di raccolta dei dati dei comuni non autorappresentativi, e anche per i comuni autorappresentativi comporterà anche un po' di lavoro in più in termini anche di raccolta dati. A te, Mimmo, la parola, che sei anche poi un mio amico, tra l'altro, e quindi a te passo la parola, perché dal tuo intervento proprio si capirà ancora meglio a cosa servono anche i dati del censimento, in una prospettiva di ulteriore rilascio di informazioni, ma soprattutto di un'informazione continua che quindi può guidare alcune politiche, le politiche per la scuola, le politiche per l'ambiente, le politiche per i trasporti che ciascuna amministrazione deve chiaramente mettere in pista. A te la parola, Mimmo. Grazie Francesca, sì, confermo che il passaggio al censimento permanente è stato sicuramente, ha avuto un impatto organizzativo notevole sui comuni, e infatti questo sarà uno l'ultimo argomento che vorrò trattare questa mattina. Inizio la mia presentazione con un veloce confronto fra le due città capoluogo, Palermo e Cagliari. Abbiamo visto finora i dati a livello regionale e provinciale con un riferimento all'insieme dei comuni. Io qui ho voluto un po' focalizzare l'attenzione sui due comuni capoluogo. In questa prima slide vediamo l'andamento della popolazione a Palermo e a Cagliari dal 51 al 2019. Il grafico l'ho costruito volendo mettere anche in evidenza il rapporto della dimensione demografica fra le due città. Palermo è circa quattro volte, poco più che quattro volte Cagliari in termini di dimensione demografica. Al censimento del 2019 a Palermo sono stati censiti 647.000 abitanti, a Cagliari 151.000. Possiamo vedere che entrambe le città hanno raggiunto il massimo di popolazione nel censimento del 1981. Quell'anno a Palermo si sono superati i 700.000 abitanti e a Cagliari si sono sfiorati i 200.000 abitanti. Successivamente entrambe le città hanno avuto un declino demografico che in termini percentuali è stato più accentuato a Cagliari. Cagliari infatti ha perso il 23% circa della popolazione rispetto al censimento del 1981, il 23,5%, mentre Palermo ha perso il 7,7%. Rispetto al censimento del 2011, a Palermo è continuato questo declino demografico, infatti abbiamo perso un ulteriore 1,5%, mentre Cagliari sembra essersi stabilizzata intorno ai 150.000 abitanti e rispetto al censimento del 2011 ha recuperato lo 0,7%. Quest'altra slide mette a confronto la piramide dell'età delle due città. Come è stato già detto da Donatella Cangialosi nel suo intervento, Palermo rispecchia un po' la struttura per età della Sicilia, Cagliari quella della Sardegna, quindi la città di Cagliari mostra una struttura per età più spostata verso l'alto, verso le classi di età più anziane, mentre a Palermo ci sono ancora dei livelli di popolazione nelle fasce di età più bassa in proporzione, in percentuale maggiore. Giusto per darvi anche un'idea, a Palermo tra i 0 e i 14 anni abbiamo 91.000 abitanti, pari al 14% del totale della popolazione, a Cagliari ne abbiamo 14.000, pari al 9,5%. A Palermo abbiamo 137.000 abitanti, pari al 21% sopra i 65 anni, mentre a Cagliari abbiamo 42.000 abitanti sopra i 65 anni, pari al 28%. Popolazione straniera. La popolazione straniera incide, è pari a 24.000 abitanti a Palermo e a 8.800 a Cagliari. In termini percentuali a Palermo è pari al 3,7% del totale della popolazione, a Cagliari è pari al 5,8% del totale della popolazione. Quindi in percentuale ci sono più stranieri a Cagliari che non a Palermo, ed è diversa anche la struttura dei principali paesi da cui provengono gli stranieri. A Palermo c'è una forte presenza della comunità del Bangladesh, dello Sri Lanka e al terzo posto abbiamo i rumeni, la Romania.
mentre a Cagliari c'è una fortissima prevalenza di stranieri provenienti dalle Filippine, seguiti da ucraini, rumeni e senegalesi. Livello di istruzione. Il livello di istruzione vede un livello di istruzione maggiore a Cagliari che non a Palermo. Vi cito soltanto un dato: abbiamo a Palermo 90.000, quasi 91.000 abitanti con un livello di istruzione superiore al diploma di scuola secondaria, pari al 15,3% del totale della popolazione di 9 anni e più. Mentre a Cagliari questa percentuale sale al 25,3%, quindi 10 punti percentuali in più di persone con un livello di istruzione superiore alla scuola secondaria superiore. Ultimo confronto relativo alla condizione professionale, anche qui Palermo mostra un livello del mercato del lavoro in condizioni più drammatiche rispetto alla città di Cagliari. Il tasso di attività a Palermo è pari al 47,7%, a Cagliari è pari al 52,1%. Il tasso di occupazione a Palermo è pari al 34,2%, a Cagliari è pari al 42,7%. E soprattutto il tasso di disoccupazione a Palermo è pari al 28,4%, a Cagliari è pari al 18,1%, quindi 10 punti percentuali di differenza. Chiudo questa carrellata veloce di dati con un confronto relativo alla sola città di Palermo della piramide dell'età del 1971 e quella del 2019. Riprendo grosso modo un analogo confronto che ha fatto la dottoressa Cangialosi a livello regionale. Qui è solo la città di Palermo. Vediamo come è fortemente mutata la struttura per età della popolazione, mentre ancora nel 1971, come già avevamo visto nelle slide della dottoressa Cangialosi nel 1951, ancora la piramide ha una forma piramidale, appunto, con la maggior quota di popolazione nelle fasce d'età più basse, adesso abbiamo una piramide rovesciata. E anche qui qualche dato ci aiuta a capire meglio che cosa è intervenuto nella struttura per età della popolazione. Nel 1971 la popolazione sotto i 14 anni era pari a 186.000 abitanti, nel 2019 sono 91.000, cioè meno della metà. Nel 1971 la popolazione di età superiore ai 65 anni era pari a 58.000 abitanti, adesso sono 137.000, più del doppio. Chiusa questa veloce carrellata, passo al che cosa significa avere tutti questi dati per gli enti territoriali. Il censimento permanente costituisce sicuramente una straordinaria opportunità per migliorare e arricchire la conoscenza statistica delle principali trasformazioni di carattere demografico, economico e sociale che interessano le nostre comunità locali. A regime, infatti, grazie al censimento permanente, avremo a disposizione dati utili per una migliore conoscenza del territorio, sia a livello di intero comune che quando verranno diffusi anche i dati per le sezioni di censimento, a livello di quartiere, di periferie, di determinate particolari aree all'interno dei nostri comuni. Avremo dati utili per gli atti di programmazione e di pianificazione, ad esempio per l'analisi della domanda dei servizi locali, oppure per la rimodulazione dell'offerta dei servizi locali. Ad esempio, a Palermo abbiamo visto come è diminuita, fortemente diminuita la popolazione nelle fasce di età più basse ed è aumentata nelle fasce di età più alte. Questo, banalizzando, si potrebbe tradurre in minori investimenti per asili nido e scuole per l'infanzia e maggiori investimenti per servizi di assistenza agli anziani. Oppure, quando verranno diffusi i dati degli spostamenti per motivi di studio o di lavoro, avremo una quantità di dati interessantissima per rimodulare il trasporto pubblico locale a livello urbano, a livello provinciale e a livello regionale. Il censimento ci fornisce anche dati utili per l'analisi del contesto esterno, che
viene sempre più chiesto in documenti di programmazione, quali il documento unico di programmazione, il piano triennale di prevenzione della corruzione, il piano urbano per la mobilità sostenibile, il bilancio sociale. O ancora dati utili per la partecipazione a bandi nazionali e internazionali, ad esempio il bando per la riqualificazione delle aree urbane degradate e il bando per l'individuazione delle zone franche urbane, prevedevano entrambi per l'individuazione delle aree da candidare il calcolo di un indice, l'indice di disagio sociale, calcolato con riferimento ai dati per singola sezione di censimento. E ancora dati utili per la progettazione di interventi di riqualificazione urbana o per l'attuazione di politiche sociali a favore delle fasce più deboli della popolazione, quindi il contrasto della povertà educativa, la programmazione di interventi di sostegno economico, politiche attive del lavoro e politiche abitative. Questo contesto determina quindi un nuovo ruolo per gli uffici comunali di statistica e per la funzione statistica territoriale. Da una funzione statistica di competenza statale attribuita al sindaco quale ufficiale del governo, ai sensi degli articoli 14 e 54 del testo unico degli enti locali, si passa infatti alla statistica quale funzione a supporto del governo locale. Cioè l'ufficio di statistica assume un ruolo diverso all'interno del comune quale fonte di informazioni per conoscere, per controllare e per decidere. Questo nuovo ruolo richiede però un rafforzamento degli uffici di statistica. Noi viviamo in un contesto in cui vi è una grande disponibilità di dati, diceva giustamente Francesca Abate, forse adesso abbiamo troppi dati, spesso da fonti diverse, dati statistici, dati amministrativi, open data, big data, e questa disponibilità non può che aumentare grazie al censimento permanente. In tale contesto, il ruolo degli uffici di statistica deve quindi evolvere verso un modello che preveda la valorizzazione del dato locale e la sua trasformazione in informazione. Si rende quindi necessario sviluppare capacità di analisi, di interpretazione e di impiego dei dati. E, rispondendo alla sollecitazione di Francesca Abate, per questo tipo di attività, strumenti quali 8000 Census sono certamente utili, in quanto danno la possibilità di analizzare a livello di singolo indicatore la serie storica relativa al singolo comune negli ultimi censimenti. E quindi l'auspicio è che venga aggiornato lo strumento, la piattaforma 8000 Census, anche con i risultati degli ultimi dei censimenti permanenti. È necessario anche un rafforzamento delle capacità di comunicazione degli uffici di statistica. Infatti i dati statistici sono utili agli amministratori locali, alle imprese, ai cittadini, agli studenti, ai mass media, solo se vengono trasformati in informazioni fruibili dai destinatari. E quindi gli uffici di statistica devono affiancare alla capacità di analisi, di interpretazione e di impiego dei dati, anche la capacità di comunicare le informazioni statistiche in modo accurato, sintetico e semplice. E quindi sempre maggiore ricorso al sito internet istituzionale, produzione di report, di newsletter e di approfondimenti, presenza sui principali social, Twitter, Facebook, Telegram, elaborazioni di rappresentazioni cartografiche e di infografiche, due strumenti che sono, a mio avviso, di grande aiuto nella divulgazione dell'informazione statistica e per i quali troviamo esempi di grande spessore e di grande rilievo sul sito dell'Istat. È anche necessario un rafforzamento qualitativo e quantitativo delle risorse a disposizione degli uffici comunali di statistica. Un rafforzamento delle risorse tecnologiche in termini sia di hardware che di software, un rafforzamento delle risorse finanziarie, attualmente quasi ovunque le uniche risorse finanziarie destinate agli uffici di statistica sono le risorse che l'Istat trasferisce ai comuni per lo svolgimento delle indagini e dei censimenti, è un rafforzamento delle risorse umane, non soltanto in termini di assunzioni
assunzioni che però diventano necessarie nel momento in cui ci sono sempre più pensionamenti e non c'è un turnover del personale, ma rafforzamento anche in termini di qualità, Timo, di formazione. Scusami se ti interrompo, sì. Ma ti chiedo di abbreviare un po' l'intervento. Sì, ho quasi terminato, sì, siamo grazie, proprio alla fine. Grazie. In termini di formazione, e in questo caso è importantissimo il ruolo dell'Istat e anche dell'USCI, ma anche della Conferenza delle Regioni, dell'UPI e dell'ANCI, che lo scorso anno hanno sottoscritto un protocollo d'intesa volto, fra le altre cose, proprio a rafforzare la capacità degli uffici di statistica attraverso azioni di formazione e di assistenza metodologica. Ecco, questa è l'ultima slide, ho concluso. Quindi il censimento permanente costituisce certamente un salto in avanti rilevantissimo per la statistica ufficiale rispetto al censimento tradizionale, in particolare per quanto riguarda la maggiore tempestività dei dati e la frequenza di aggiornamento più elevata. Vi sono ancora alcuni aspetti che devono essere ulteriormente approfonditi e mi riferisco in particolare al livello di dettaglio territoriale delle informazioni. A regime è importante che venga garantito, almeno per le principali variabili, un buon livello di disaggregazione dei dati anche a livello subcomunale, al fine di poter effettuare approfondite analisi statistiche non soltanto per i comuni nella loro interezza, ma anche per le realtà amministrative, sociali ed economiche che li compongono. E infine faccio riferimento alla riforma del SISTAN e al rafforzamento degli uffici comunali di statistica, non fosse altro per il fatto che il decreto legge 179 del 2012, che è lo stesso decreto legge che ha introdotto il censimento permanente, prevede all'articolo 3 un importante processo di riforma del SISTAN volto proprio al rafforzamento degli uffici che ne fanno parte. È del tutto evidente, infatti, che il passaggio al censimento permanente può avvenire con successo soltanto se i comuni potranno, ma soprattutto sapranno e vorranno cogliere l'occasione per procedere ad un rafforzamento organizzativo, stabile e continuativo degli uffici di statistica. Io ho terminato e vi ringrazio. Grazie. Grazie Mimmo per appunto le opportunità e la visione che hai dato, hai contribuito a dare di utilizzo dei dati censuari. E a proposito di quest'ultima tua slide in cui parli di un dettaglio fine, diciamo, di variabili a livello subcomunali, è giunta una domanda proprio da un partecipante che desiderava sapere quando verranno rilasciati i microdati delle sezioni di censimento in ogni singolo comune. Come era stata detta durante la sessione plenaria, quest'anno, cioè 2021, sarà la cosiddetta quarta annualità del ciclo dei 4 anni di rilevazione censuaria e quindi soltanto a seguire potrà essere distribuito, potrà essere messo a disposizione il patrimonio informativo di dettaglio anche a livello micro. Tra l'altro microdati per sezione significa anche lavorare proprio alla validazione delle sezioni di censimento che, come dicevo, impegnerà anche quest'anno i comuni in contemporanea ad un censimento molto comunque pesante, o comunque più pesante rispetto all'annualità del 2019, impegnerà altresì sempre i comuni in un processo appunto di validazione che storicamente è sempre avvenuto in ogni tornata censuaria classica, ma questa volta, come ha anche accennato la dottoressa Buratta, sul territorio si sta facendo un'analisi molto più fine di dimensioni appunto delle unità geografiche e proprio a queste unità geografiche, cosiddette microzone, che l'Istat ha definito e anche noi come sedi degli uffici territoriali abbiamo concorso pure a questa operazione, chiederemo ai comuni la validazione una volta che ci accorderemo su quali saranno gli output geografici su cui l'Istat dovrà restituire poi le variabili di microinformazione, a quel punto potrà essere rilasciata. Certamente non il prossimo anno, perché il prossimo anno sarà l'anno appunto di chiusura poi del censimento questo continuo, quindi ci vorrà il tempo per elaborare
questo patrimonio informativo e poter comunque rilasciare la cosiddetta popolazione legale. Io chiudo perché siamo stati anche sollecitati, mi sembra che altre domande non ne sono pervenute, e tuttavia è chiaro che noi siamo a disposizione, sia come ufficio di Palermo che come ufficio di Cagliari, per raccogliere vostre eventuali esigenze e curiosità che abbiamo potuto sollecitare con queste sessioni tematiche territoriali, ma anche con quella plenaria. Certamente il censimento è un'opportunità di patrimonio informativo non indifferente per tutta la collettività, e quindi noi lavoriamo chiaramente in questa direzione. Siamo a vostra disposizione presso i nostri uffici con i nostri contatti oramai virtuali. Questa è stata un'occasione tutto sommato di evento che, se vogliamo vederci un lato positivo, non avendolo potuto organizzare a Palermo, a Cagliari o a Catania, che comunque ha messo insieme partecipanti da più parti, diciamo, del nostro territorio, che magari in altra modalità, cioè in una modalità in presenza, avrebbero avuto magari difficoltà, viste che proprio le nostre regioni hanno delle distanze non banali da raggiungere. Quindi è stato magari un modo per poter stare comunque insieme a condividere questo momento di informazione comune. Ripeto, siamo a vostra disposizione. Intanto ringrazio tutti i partecipanti che finora sono rimasti all'ascolto, e quindi alla prossima occasione d'incontro, magari appena saranno rilasciati ulteriori dati, potremmo anche replicare questa esperienza. Grazie ancora al dottore Danneo, che ha dato il suo contributo come rappresentante del SISTAN, oltre che dell'associazione che rappresenta, ma giustamente ha citato gli altri organismi di consultazione che sono sempre componenti importanti per l'Istituto, ai colleghi che hanno presentato i contributi e quelli che hanno lavorato dietro le quinte, e a tutta la squadra che ha consentito questo di poter organizzare questo appuntamento. Un ringraziamento particolare al supporto tecnico, a Clarissa De Collibus e a Carmela Parisi, che sono state le due colleghe della struttura centrale che hanno fatto da regia in queste giornate. Insomma, abbiamo fatto le prove per testare anche questa nuova modalità di lavoro, di eventi centrali, diciamo, nazionali e territoriali. Un ringraziamento a Clarissa, che è stata molto gentile, garbata, e ha, diciamo, accompagnato anche tutte le nostre difficoltà tecniche nei collegamenti e nell'utilizzo degli strumenti. E scusateci per lo sforamento dei tempi. Grazie ancora e buona giornata a tutti. Grazie. Grazie, arrivederci. Grazie a tutti, arrivederci. Grazie.